Allora, 3, 2, 1, vamos! Eccoci qui! Ciao ragazzi e benvenuti in questa live streaming reaction. Oggi non sono solo, mi sono fatto accompagnare da un caster d'eccezione, dal caster ufficiale dell'AC Milan, Lorenzo Lollo! Ciao a tutti ragazzi, ciao, benvenuti. Ciao Tony, bella che questa sera ci divertiamo, dai. Sono dai, stasera siamo l'emblema, Napoli e Milano unite a tifare tutti la nazionale. Esatto, dai. Come la vedi la partita? Ma, allora, parliamoci chiaro, siamo favoriti, dobbiamo essere onesti. Siamo favoriti, dobbiamo fare assolutamente la partita come abbiamo giocato nel girone, fatta bene, senza sbavature, la difesa solida come è stata per tutto il girone. L'Austria è una bella squadra, ma è battibile, ragazzi, è battibile. Quindi, come on Italia, facciamo la nostra partita. Io pronostico un bel 2-0 e vorrei un gol di Insigne e un gol di Immobile, proprio per mantenermi calmo. Su richiesta. Se no, anch'io penso che la partita di questa sera sia una partita comunque da non sottovalutare sicuramente, come tutte le partite comunque dell'Europeo, però è una partita che ci vede comunque protagonisti. Speriamo bene di continuare a confermare la nostra onda lunga di buone prestazioni, insomma, speriamo di portarla a casa. Il pronostico, ragazzi, io di solito il pronostico non lo faccio, però lo so anch'io, dai, un bel 2-0, speriamo, dai. Voi cosa ne pensate in chat? Dai, vediamo un poco la chat cosa pronostica per stasera. Allora, ragazzi, ho cercato di mettere quante più cose a schermo, spero apprezziate, purtroppo non avevo una grafica pronta, ho scaricato il layout di UEFA Euro, l'ho messo di sfondo e poi ho messo un po' voi protagonisti con la chat e la partita qua presa da un sito chissà quale, non diciamolo. Lo ringraziamo però. Lo ringraziamo in diretta, appunto, in diretta. Esatto. La chat cos'è che dice? Purtroppo 0-2 Alaba, 3-0 Italia, 2-0. Dai ragazzi, dai. Ragazzi, ottimismo, voglio bene, ottimismo. Io lo sto dicendo da tutto, dall'inizio dell'Europeo, ottimismo. Allora, io la vedo brutta poi nei quarti. Mo, è vero, pensiamo a questa partita e basta. Però, se va tutto come deve andare, dalla prossima forse sarò anche io un po' pessimista. Specialmente perché poi il girone noi chi acchiappiamo la vincente tra Belgio e Inghilterra, mi sembra. Non vorrei esatto, dire... dovrebbe essere Belgio e Inghilterra, sì. non è assolutamente facile. Beh, iniziamo a vincere questa. Una volta che abbiamo vinto questa poi ci pensiamo. Allora, Lorena, dobbiamo fare una storia iniziale dovevamo fare la storia... Allora, stasera vi svegliamo il segreto. Io e Lorenzo stiamo lavorando entrambi per la campagna di Hisense, no? Quindi, stasera, durante i gol, durante tutto, ci vedrete fare le marchettate con il telefono, facciamo le storie, così. Quindi seguiteci su Instagram entrambi, assolutamente. E mo dobbiamo fare la Instagram Stories all'inizio. Facciamo appena inizia, o lo facciamo adesso, o vale quella di prima. Non vale quella di prima, Tony. Non vale quella che abbiamo fatto prima. Ah, dici tu, quella di prima la facciamo adesso, effettivamente. Tecnicamente potrebbe valere come storia di inizio partita. Sì, dai. Metti che ne fa 5 di gol l'Italia stasera. Fa 5 Instagram Stories. Non è come se metterci a regalarle. Appunto. Belgio e Portogallo, non Inghilterra. Belgio e Portogallo. Hai detto niente però, hai tolto l'Inghilterra e messo il Portogallo. Non è che siamo andati a migliorare di tanto. Belgio e Portogallo sono due squadre forti, anche dall'altra parte, due squadre forti, qualsiasi cosa succeda non è facile. Beh, Portogallo diciamo che però anche Belgio, Lukaku, CR7 dall'altra parte, insomma. Né da una parte né dall'altra è facile. Grandi ragazzi. Tanto qua fa la pubblicità dei fagottini. Allora, io stasera, per restare in tema partita, no, mi sono organizzato come un vero austriaco. Perché mi sono messo una bella birra gelata in frigo, che è di una marca che non ho idea. Ah, è tedesca, quindi ok, non vado in conflitto perché è tedesca. E mi sono fatto pure il boccaccio questo qua proprio da birra proprio da pub. Da mezzo litro, bravo. Quindi stasera zio Tony, ragazzi, va di birra. Ecco, adesso me la verso pure.
Così facciamo proprio la partita, la birra è tutto libero, siamo proprio. Esatto. Allineati. Dopo me la vado a prendere anch'io dopo, dai, così ce la beviamo insieme. Bra, due birre così ne facciamo due, st'Austria. Dai, Tony, ce la guardiamo insieme, bella feula! Allora. Io ero indeciso fino all'ultimo, ragazzi, se andare o no in live per via di Hisense, non tanto per via nostra. Quindi non sapevamo perché è successo ieri che ci hanno dato l'ok. Oggi ho fatto un po' di live giocando la Weekend League. A proposito di Weekend League, Lore, ma tu giochi a FIFA? Allora, adesso ti svelo un segreto. Vai. Io ho giocato a tutti i FIFA esistenti fino praticamente a 2 anni fa. 2 anni fa mi è nato il bambino e come tutti i papà, poi quando ti nasce il bambino, ovviamente non hai più tempo. Se non diventa il tuo lavoro, non hai più tempo da dedicare al gioco e Bravo, non mi far quindi. preoccupare che l'anno prossimo mi sposo, quindi se poi arriva un bambino, ragazzi, dai tu un po', cambia lavoro. Basta, cambiamo, facciamo un'altra cosa. No, beh, per me è stato così. Cioè, io giocavo prima a Weekend League, assolutamente, giocavo, non so, dalle 4, 5, 6 ore al giorno, giocavo tantissimo. E poi dopo, vabbè, per ovvi motivi, anche perché, ragazzi, magari qualcuno, non mi sono presentato, magari qualcuno dei tuoi iscritti non mi conosce, ragazzi, io sono il caster, l'ha detto prima Tony, sono il caster, lo streamer del Milan. E ovviamente adesso facendo anche quello tutto il tempo, streamiamo dalle 6-8 ore tutti, un giorno sì, un giorno no, e quindi anche quello mi ha portato via tempo, quindi ho Sul dedicato canale tempo Twitch anche a quello. dell'AC Milan Official, è vero? Sì. Quindi ragazzi, se siete milanisti soprattutto, seguite il canale AC Milan Official. Esatto. Twitch.tv/ACMilan su Twitch. Su qua invece, qua su YouTube è più facile perché è Lorenzo Lollo, Lollo i Milanisti Official. Oh, io ho un grande amico milanista che fa video, Total Fred, conosci? Ah, certo, sì. Grandissimo Alfredino Alfredo. lo conosco. Carissimo, carissimo, carissimo amico. Allora, ragazzi, io parto così, però qua su questa voglio proprio un like a bombazza. Pure perché il grande YouTube manda le feed da Dio, 40 spettatori, bello, bello, stasera proprio. Vabbè, facciamo un Instagram Stories, la faccio io per chiamare un po' di gente. Ragazzi, sono in live su YouTube facendo la live reaction. Venite a fare compagnia, dai, venite, voi ve la guardate con me. Vabbè, la faccio domani la storia così. Ho detto 8 cose in 30 secondi. Ragazzi, sono in live streaming su YouTube. Mi raccomando, tirate su. Sto telefono mio è tutto scemo. Mai comprare il Samsung, ma c'è pure l'iPhone, basta. Ragazzi, sono in live streaming su YouTube. Tirate su, questo è il link per venire a vedere la diretta. Vi aspetto, ci guardiamo la partita insieme e niente, tirate su e venite, dai. Ma ho messo l'audio? Sì! Allora, ora, chiudi la live, condividi, prendi il link, copia il link, chiudi, Instagram. Ok. Ok, no, stavo controllando le storie di prima, tutto a posto. Ah, qua, chat dal vivo. Ciao Dani, come stai? Lo conosco, è un grande. Ci dice Kevin, che infatti vedi, c'ha l'avatar del Milan, il giocatore del Milan. Vedi? Kevin, ma tu sei iscritto al mio canale? Vai a iscriverti anche al mio canale. Lolli Milanisti Official, facilissimo. Oh, ci siamo, vedo che stiamo entrando in campo. Tony, dobbiamo vedere se siamo allineati. Io vedo Bonucci adesso che sta entrando. Io ho perso il... Ah, eccolo. Io in questo momento vedo Jorginho, Immobile, Verratti, Insigne. Ora siamo andati sugli austriaci. Ah, quindi sei avanti. Aspetta che aggiorno allora. Sono avanti, è un miracolo. Di solito sono io quello che sta indietro sempre di 10 minuti. Ah, aspetta, che mi stava facendo l'aggiornamento del computer, ecco perché Ah, ok. andava lento. Madonna, come sono vestiti questi?
Dai, Forza Italia! Viva l'ex presidente del Milan! Sì! Facciamo Meno tutto. male che Silvio c'è. E l'altra, la prima partita, mi si chiama Forza Italia, Berlusconi presidente. Che mito. Che lo salutiamo, Silvio sarà sicuramente tra gli spettatori che ci stanno seguendo. Ovviamente, ragazzi, Silvio se la vede qui la partita, è ovvio. Boh, vabbè, vediamo quando poi ci allineiamo sul fischio iniziale. Cristian, è così perché il feed di YouTube lo manda quando vuole lui. Purtroppo vedrete che magari tra 10 minuti, tra un po' ci sarà. Arriverà il feed dopo. Probabilmente sì, perché oggi ho caricato video, quindi può essere. Solitamente i giorni che carico video sono i giorni in cui quando faccio la live un po' va male su YouTube, come se manda una notifica al giorno, basta. Quindi la notifica non la manda sempre gli stessi. Ma boh, Vabbè, raga, noi siamo qua. Chi c'è, c'è, chi non c'è, ragazzi. non Tanto c'è. noi lo stiamo facendo in questo caso non per voi, per Hisense, quindi è stato proprio tranquillo. Sente la frase lo faccio per voi, in questo caso però sentitevi esclusi, lo stiamo facendo per Hisense. Si può anche guardare la partita e guardare la live di Tony in contemporanea. Certo, ragazzi. Infatti, così che dovete fare? Dovete togliere l'audio della TV e ascoltare noi. Intanto le facciamo le live in diretta per le partite del Milan, sul canale del Milan, Ma con non il le puoi streamare, commento. puoi far vedere. Cioè, puoi far vedere un po' la No, partita, no, 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 partita no. Soltanto le partite quelle dove il Milan ha i diritti, ovviamente, per internet. In questo caso, tipo le partite di campionato così non le ha, e Tipo quindi mo facciamo. le stagioni amichevoli, mo che partono le amichevoli dopo l'Europeo. Esatto, tipo le amichevoli dove sono di proprietà del Milan, magari giocate a Milanello, quella è la live lì, si può fare la live con la Bello. diretta, col flusso, sì. Di solito siamo io e Suma a fare le. Ma Mauro Suma, non so se lo conosce, è un opinionista del Milan. Siamo io e lui di No, non seguo solito. tanto l'ecosistema Milan, tifo Ah, ok. Napoli. Se no, Viemma. Allora. Esatto, bravo, tipo Auriemma, però è del Milan, Aspetta, è ma più. perché quello con i baffi che urlava Pippo, Pippo? Perché No, quello lì è Pellegatti, quello io. che dici Ah, quello è te. Pellegatti, madonna, quello è simpaticissimo. Quello Carlo, urlava sì. Pippo, Pippo, facciamo lì. Sì. Anche lui ogni tanto viene in live con noi. No, è bello, perché poi gente che comunque fa sto lavoro qua da 40 anni. Sono un pozzo di sapienza e di notizie. Più che altro si ricordano delle cose incredibili, tipo cosa è successo 15 anni fa, 20 anni fa. Bello. Dai che ci siamo, ragazzi, dai che ci siamo. Boh, io sono appena andato in pubblicità, non so a che punto Anch'io, sei tu. anch'io. No, io mi sto occupando della regia, mi sto preoccupando perché con troppe cose aperte il computer mi ha detto codifica in eccesso. E io ho detto no, computer, mo devi Tutti dimostrare, anzi, i soldi 2000 euro spesi. spesi, per piacere. Quindi mo non mi devi abbandonare. Tony, hai un pronostico? Io l'ho detto 2-0 per me. Per me 2-0, gol di Immobile e gol di Insigne. Apre le marcature Immobile, chiude Insigne. Magari. Dobbiamo fare una partita, secondo me, contro l'Austria non troppo offensiva, sbilanciandoci troppo. Dobbiamo essere bravi nel chiuderci, ripartire, anche se vabbè, contro l'Austria possiamo pure permetterci di metterci a giocare, a palleggiare, però vediamo come va, vediamo pure l'Austria come la imposta, perché poi comunque l'Austria, a parte il talento Alaba, non è che ha tutti questi talenti l'Austria, che ci sta Certo. di forte in Austria, ragazzi? Scrivete un po' in chat, chi ci sta? Guarda, formazioni. Allora, in porta c'è quello che purtroppo non posso nominare. Spinazzola, Acerbi, Bonucci, Di Lorenzo, Verratti, Jorginho, Barella. Barella a me piace tantissimo come giocatore. Hai capito, sta Insigne, piacendo Immobile, tanto. Berardi. Cosa? Hai capito, sta piacendo tantissimo Barella. Veramente mi sta piacendo troppo questo europeo. Molto, Bello il molto fatto forte. che è tornato Verratti. Certo, non aver messo Locatelli. Vero. È Dopo vero, è quello che vero. ha Che fatto stava Locatelli. giocando bene. Ah, c'è dentro anche Sabitzer che è fortissimo nella.
Arnautovic in attacco. Arnautovic quanti... Boh, chissà come ha giocato questi campionati Arnautovic. Arnautovic era quello che giocava nell'Inter, ti ricordi? Poi è andato a giocare... Cazzo, era andato a giocare in un'altra squadra, forse in Inghilterra era andato a giocare, adesso magari la chat poi se lo ricorda. Era andato a giocare in Inghilterra e... Aveva fatto bene. Adesso non so neanche dove stia adesso come squadra. Allora, vediamo quando parte la partita, siamo allineati. Ancora adesso sono Ok. partito. Calcio d'inizio, eccoci qua. Mamma mia, quanto cazzo è bello Wembley, che stadio. Bellissimo proprio. Vai, vai in pressing. In Cina, Fallo adesso subito. va al Bologna. Minchia, passare dalla Cina al Bologna. Immagino lo stesso stipendio proprio. Adesso va al Bologna. E magari in Cina stava là la squadra quella dell'Inter, quella che hanno dovuto chiudere il centro sportivo. Suning qualcosa si chiamava. Cominciamo con queste distrazioni. Chi era Spinazzola? Occhio ragazzi. Madonna, tengo sto coso, attiva audio. Di Lorenzo, le finte. Mia, fa fallissimo. Mamma mia, l'ha ucciso. Forse Arnautovic. È questo qua Arnautovic, sì, eh? Ah, su Barellino. Oggi ha la Basegna, in Cangia, ma stai proprio contro la patria. Vai contro la patria, amico mio, non va bene. Minchia, meno male che non l'ha presa. E comunque l'Austria è già pericolosa, eh. Speriamo di non soffrire di ansia di prestazione, che dopo un girone del genere, gli tremano le gambe. Dai ragazzi, dai, dai. Ciao Mr. Jack, 2-0 ho detto. Anche se adesso vedendo i primi minuti penso che un 2-1 forse. Vai Giro! No! Cosa ne pensi della Polonia e di Lewandowski? Ma la Polonia è passata. Mi sembra di no. È uscita contro la Polonia no, Svezia, ha secondo me è perso uscita. 3-2. Sì, ha fatto il gol Lewandowski, ha fatto un gol bellissimo, ma penso sia uscita. Occorrono questi qua, eh. Bravi, dai, dai, Ciro, dai. Giustamente nei loro panni mo c'hanno tutto da giocarsi la partita della vita Certo. loro. Dai, dai, dai. Vai Lorenzo. Anche Verratti, che bel giocatore. Ah, non è passata. Ah, ok, ragazzi. Infatti ci ricordavamo che la Polonia non era passata. Però ha segnato Lewandowski. Ha fatto un gol a giro bellissimo, poi ha preso quella doppia traversa assurda. Ha fatto il Una famoso bella tiro. partita contro la Svezia, mi sono visto gli highlights. Ha fatto il famoso tiro a giro. Bravo Lewandowski. Ragazzi, l'anno prossimo Lewandowski a Napoli. Quello uno come lui ci servirebbe. Il marchio. Mamma mia. Chissà se uno così viene in Italia quanti gol fa. Sì. Poi non penso Dai, neanche sia dai, dai. vecchio. Ma quanti gol, quanti anni ha Lewandowski? 33, 30, 33. Stanno belli chiusi l'Austria. Ovviamente forte è uno dei più forti al mondo, se non il più forte. Vabbè, esageriamo a dire che è il più forte al mondo. È sicuramente un attaccante tra i più forti al mondo. È sicuramente c'ha il fiuto del gol incredibile, però non è che a livello tecnico lo puoi paragonare a grandi talenti, che so, tipo a un Messi o cose del genere, per dire che è più grande di No, loro. no. Sì, poi c'è anche da dire che Lewandowski c'ha la squadra, eh. Oh, dietro c'è una squadra incredibile. Cioè, tu immagina un Bayern Monaco come è stato concepito con un Pippo Inzaghi nell'epoca d'oro in attacco. Ciao. 40-50 gol Vai, vai, all'anno proprio. vai, vai, vai. Oddio! Dai Ciro, dai Ciro. Cioè, raga, è un po' come quando c'era il Napoli con Higuaín. Cioè, il Napoli giocava per Higuaín. Là il Bayern Monaco gioca quasi per Lewandowski.
Oh, poi incredibile la parabola discendente che ha fatto Higuaín. Via da Napoli, basta. Non ha fatto, ha fatto qualche gol. È andato a Torino e non ha trovato una squadra pronta a giocare per lui. Poi è venuto, poi è venuto al Milan, peggio che peggio. Poi cosa ha fatto? Poi è tornato alla Juve, poi è andato in America adesso. A Orlando, forse, non mi ricordo dove sta giocando. Allora, Higuaín è il classico attaccante da, 4-2-3-1, con i tre mezze punte che vanno sempre a servire lui, a cercare lui. Eh sì. Purtroppo ci vuole la mentalità di squadra per un attaccante così che può essere valorizzato solo in una squadra che gioca per lui. Figurati se vai alla Juventus, vai in squadre come la Juve, come il Milan, giocano per te. A Napoli Sarri ci ha voluto, diciamo, creare la squadra intorno e gli ha fatto fare un anno che non lo ripeterà mai più, cioè 36 sì, anche, gol in Serie A. 36, sì, e poi che squadra aveva lì? Una squadra incredibile aveva dietro. Quando è venuto a noi, cazzo, c'era lì che gli dava la palla, nessuno. Ciao Avellino Calcio. Sì, non sono partite le feed, ragazzi, che devo fare? Ragazzi, vi svelo un segreto. Io più di cliccare un tasto via streaming nella mia vita non l'ho mai fatto. Poi quanta gente entra non l'ho mai deciso io. Mi dispiace pure a me. Forse non devo caricare il video oggi, probabilmente per quello. Ma dai, Ciro, dai! Oh! C'è una miseria, Ciruzziello. Allora, la birra... Ma è immobile come l'ha guardato! Come dire, ma che cazzo? Che palla, chi è che gliel'ha data Verratti? Vediamo, per me non l'ha neanche preso, vediamo. Ma infatti. E... ha alzato le gambe proprio per non farti male, guarda, infatti, alzate proprio per non colpirti con la scarpa. Andiamo. Vai, vai che è buona, vai! Guarda gira. Ah, c'è la miseria. Dai. Questo qua è fortissimo, Sabitzer. Perché costa tanto? Perché è uno di quei trequartisti che al Milan mi piacerebbe vederlo. Minimo costerà 40-50 milioni a ridere. Fallo. Dai. Feola, fammi un piacere, puoi dire nel gruppo abbonati se fanno il post su Telegram, almeno magari mandiamo il post su Telegram, dai. Non abbiamo neanche mandato il post su Telegram, raga. Ah no, l'ha fatto, mi ha notificato, non mi l'ha fatto mo. Ok. Forza dai. Italia! Dai. L'abbiamo fatto, ok, grazie raga. Grazie ragazzi. Ma io non posso guardare la partita, non capirà. Oh! Ma che buona! C'è una miseria, mannaggia. Vincenzo, Tony, come mai siamo pochi? Ragazzi, l'ha appena spiegato Tony, non dipende da noi. Più di così noi non possiamo fare. Dai, andiamo. Bella. Dai. Minchia se viaggia, Berardi. Dai. Grandissimo, dai. Mannaggia la miseria. Come Barella rotto, ragazzi, dove? Oh, sta zoppicando. Ah, ha preso una botta. Tony, c'è il cagnolino che ti chiama, lo sento solo io. No, lo sentono tutti, purtroppo casa mia è così. Abitiamo in campagna, ci stanno questi cani che urlano una continuazione.
Poi c'è la gente, dice, vabbè, rovinano la live, ma voi dovete vedere come mi rovinano il sonno a me. Alle 4 di notte abbaiano, non so che cazzo hanno. Se infatti la live vabbè, fa niente, se devi dormire effettivamente Quindi ho mangiato alle 3 di notte con i cani che po' po', ma che palle. Però c'è la conseguenza che all'una, alle 2 non li senti proprio, perché quelli dormono in quell'orario, capito? Loro fanno il giorno, dormono, la notte rompono le palle. Ciao Doriana. Italia-Australia 4-0 per l'Italia. Questa è l'Australia. Qui abbiamo l'Austria, l'Australia più piccola, l'Austria. Sempre a usted però. Però pure l'Austria, ce l'hanno bene, porca puttana. Occhio. Ciao biologo! Dai. Dai, guarda dall'altro lato, guarda dall'altro lato, mannaggia! No. Dai. Hai visto, Calcia. no? Oh, la Madonna! Vai. Bello! Mannaggia la miseria, grande spinazzolo, bravo, bravo! Quindi non lo so, condividi, condividi. Ragazzi, secondo me ve l'ho detto per via che non sono partite le feed, che ho caricato il video, probabilmente è quello. O partono all'improvviso, ma così le feed, non lo so. Perché ci mette un po'. Purtroppo sicuramente non sono partite le feed. Sono arrivate solo a chi c'ha la notifica attivata, probabile. O la gente se sta guardando la partita a casa loro, per cazzi loro, dicono, ma che me ne frega, da tu. Probabile. Anche quello è probabile. Potrebbe anche essere, giustamente, tra l'altro. Ci sono tutti, voglio bene, ma durante la partita non mi rompere le palle. Questo potrebbe anche dai. Tony rispondi, forza Juve, Stabia. Io se devo dire forza Juve, dico sempre Stabia. Io Oh! sono di Castellammare. Bello! Fai No! giro! Ah, porca. Bella idea, dai, però iniziamo a creare qualcosa, dai, stiamo capendo come prenderli, stiamo riuscendo a capire come fare. Che cavallo che ha la bocca, come corre? Oh, Alaba che quest'anno va via dal Bayern e ha già firmato, Con chi? no? Mi sembra Real adesso, sicuramente qualcuno si ricorderà, mi sembra che ha già firmato, no, è andato in scadenza e ha firmato con qualcun altro. Io sono curioso di vedere Ronaldo che farà dopo l'Europeo. Là, sono proprio curioso. Perché ritorna al Real non ci credo. Penso piuttosto che vada in Premier. O C'ho sta PSG? sensazione che o va in Premier o addirittura al PSG, vabbè, sarebbe proprio spettacolare. Però lì dove lo metto, cioè Ronaldo, Neymar, Mbappé. Madò, che tridente. Vabbè, o da una squadra che si prende Donnarumma, lo paga 12 milioni per tenerlo in panchina, mi aspetto che si prenda pure Ronaldo a 20 o 30 milioni di stipendio. Poi dove questi qua prendano i soldi, a me rimane un punto di domanda. Da terra, i pozzi di Eh petrolio. sì, eh sì. Però il problema è quello, col fair play finanziario come la metti? Cioè, come fai a è quello. arbitrare? È quello. Allora, quest'anno e l'anno prossimo dovrebbe essere interrotto, tra virgolette. Oh, andiamo, bella. Vai. Vai Insigne. Da Ciro. Fatto il tiro a giro, hai visto? Vabbè, quelli ogni 5 tiri a giro uno entra, quindi mo altri 4, non devi sbagliare. Vai tranquillo. È una statistica. Sì. Consigne funziona così. Ah, mi sa che devo fare una cosa. C'ho la codifica che mi va in sovraccarico. Vediamo se riesco a mettermela la partita sul cellulare. Ah, perché ti sta. Eh sì, perché ti gestisce. Certo. Mi manda la notifica in sovraccarico, quindi vorrei un attimo se riesco a metterla da cellulare.
sperando che non me la mette troppo indietro dal cellulare. No, in teoria il feed dovrebbe essere lo stesso. Abbiamo alzato il baricentro. Barellino. Dai. Dai, dai, dai. Tira giro, tira giro, tira giro. Oh, e due, Tony. Ok, ne mancano tre. Che cazzo si mette? Io ho un problema con i telefoni, ragazzi. Non lo so. Ah, ecco. Ok, rotazione. Fammela almeno vedere ruotata la partita, no? Forse devi togliere il wifi, che sennò ti mangia banda, o ce l'hai? No, 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 intanto tengo la promozione così. Okay. Ecco qua. Ok, ora ragazzi vedrete che saliremo di spettatori perché non lagga più. Non era quello il problema. Non era per quello. È ovvio, ragazzi. Forse si sono buggati gli spettatori. Ma sì, ma raga, ma dai, che ci frega? Se qua ci stiamo divertendo. Guardiamo l'Italia. Bene, bene, se no pace. Che fa sta Austria? Che fa? A te che secondo dice? In questo momento, aspetta. Cioè, tira il giro di Insigne a me. Tira il giro il secondo. Aspetta che hanno tolto il... No, per vedere quanto siamo sincronizzati. No. 16.01. Ok, stai avanti. Io non lo so, 16.01. E qualche secondo. Oh, oh! Tiro! Toho! Vai! Madonna, che ha parato! Oddio, che ha parato! Mamma mia, raga, che ha parato! Buono, 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 buono! Dai, mi piace così, vai, vai ragazzi, non molliamo, dai! Chi era Spinazzola per Immobile? Non ho visto. Che parata, Doriana. Doriana, chi è che ha calciato? Dai, che buona, vai! 13. Mamma mia. Oh! Sarà bella, eh? Mamma mia, che bravo Verratti. Grandissimo. Grandissimo Verratti. Dai, 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 dai. Provaci, provaci, provaci. Che succede, raga? Sono partite le finte. Ciao, miseria, andaggi. Non solo faccio poco rispetto, devo passare la serata a giustificarmi. Esatto. Oddio, che buffa questo. Arnautovic, un po' niente, ci riprovi la prossima volta. Ah, era andato via bene, mm-hmm. Vediamo chi era qua. Ah, Barella era. Avevo scambiato per Immobile. Bello. Maronna, come si è salvato, guarda. Aveva anche calciato bene. Bello, veramente, bello. Andiamo, andiamo, andiamo. Mica se corre, Barella, dai. Dai, dai, Italia, facci lavorare con Hisense, facci fare le storie. Più storie facciamo, più ci pagano. Sì. Deve farmi un 6 o 7 a 0, ragazzi. Poi no, immagino un 6 a 0. La prima la fai sultando, la seconda pure, la terza. Cioè, esatto, la basta, quarta, sì. Ok, prendi per il culo la quinta, dice, mo che dico. Dai, primi 20 minuti ci sta. Abbiamo visto un Austria che è partita forte, voleva
comunque provare a prendere le redini del gioco in mano, ma l'Italia tecnicamente superiore, riuscita a fare un bel gioco. Mamma mia, tu me l'hai ucciso qua questo. Che fallaccio, ragazzi. Minimo giallo, ma minimo. Diglielo, Bonucci. Dai. Gli austriaci vogliono Barella morto, sì. Che poi Barella sembra piccolo, ma vediamo quanti altri. È bello tozzo, cioè è bello impostato. Bello. Ma mi ricordo un giocatore che mi fece impressione, allora è Gargano. Gargano, te Sì? lo ricordi? Bello, bassino, Sì? bassino, ma teneva due polpacci. Te veramente non lo butto, non lo spostavi da terra in un modo assurdo. Lo vidi giocare dal vivo, rimasi impressionato. Per vedere sto tappo, perché è proprio basso, ma veramente, raga, è una cosa assurda. Non lo spostavi, cioè, aveva una forza Gargano incredibile. Ah, è 1,72 Barella, non è alto. Vediamo invece Galgano quant'era. Faccio un medico a FIFA. Vai, fai una cagata in difesa, sbaglia qualcosa. Gargano, come si chiamava di nome? Non Vabbè, Gargano Napoli, vediamo se me riesce. Ah, 1,68, sì, era basso anche lui. Ma è lo più piccolo di Barella, pensa te. ricordo. Ma teneva una forza, quello proprio si vedeva proprio da. Era impressionante dal vivo. Che poi ci sono certe cose che le noti solo quando ti vai a vedere una partita dal vivo. Sì. Ci sono proprio giocatori li noti. Io quando andavo a vedere, mi ricordo Empoli-Napoli, che vinse l'Empoli 2-1 l'ultimo anno dell'Empoli in Serie A. Sì? Notai tutta la partita di Di Lorenzo, ma Sì? quanto mi scioccò Di Lorenzo, a parte che segnò pure sul calcio d'angolo il 2-1, lo faceva proprio lui, ma saliva e scendeva in un modo assurdo. Dissi, madonna, questo è un po' un fenomeno. E poi quando lo comprò il Napoli, oh, ne fui contentissimo, perché dissi, cazzo, abbiamo fatto un grande acquisto. E poi si è visto che veramente abbiamo un Beh, giocatore non ha fortissimo. fatto male da voi, no? No, anzi, ha fatto benissimo, veramente. E mi teniamo a chi i fenomeni come Terzini, sai, e Mario Rui. I fenomeni proprio. Ciao Ferdinando! Ciao, ciao Ferdinando. Dai, pressimi così, Italia, dai. Cioè, c'è mia madre che mi scrive, aspetta. Mamma, chiama Claudia che io sono in diretta. Scusate, ragazzi. Ah, va tranquillo, oggi mia madre. Ma io ti sento parlare sopra, che stai a fare? Io stavo in live su Twitch oggi. Io poi sto lavorando. È difficile da spiegare. Ciao Tony, sei il nostro portiere su Pro Club. Ah, bene, così quando prendo gol sapete a chi insultare. Mi piace, mi piace. Di Lorenzo è l'unico terzino decente del Napoli da 5 anni a questa parte. Guarda, sincero, io l'ultimo terzino prima di Lorenzo decente che avevo visto era Maggio. Dai tempi di Maggio non me ne ricordo. E Maggio non era che era forte tecnicamente. Maggio Ah, mi bel piaceva per giocatore come quello. correva e per come sudava, era una cosa assurda Maggio. Poi, va a morire di, sui cross Maggio era inguardabile, spesso e Dai! volentieri. Però difensivamente Maggio non si faceva mai trovare fuori posizione, era bravo difensivamente, quello teneva il bello Maggio. Invece per esempio Isai e Mario Rui devono indovinare la partita, se no sono solamente bestemmie, non ci può fare Oh, l'anno prossimo Napoli, cosa dici? Siamo sempre una cartolina noi, sembriamo belli ma poi non sappiamo cosa andremo a fare. Sinceramente, io sono stracontento che viene Spalletti, che è venuto Spalletti, perché secondo me può dare proprio un'impronta nuova alla squadra. Mo' il punto qual è? Allenatori come lui sono soliti non fare subito quello shock di Sì, partire vero. alla grande, gli devi dare Vero. tempo. Se gli danno 2 anni di tempo a Spalletti, io immagino molto una cosa tipo come con Sarri, che il primo anno lo facemmo male, il secondo anno lo facemmo da Dio. Sì, sono allenatori che devono lavorare. Sì.
devono mettere proprio il loro stile di gioco in testa alla squadra, quindi spero che gli daranno spazio, ma io penso che De Laurentiis ha dato spazio a Gattuso, figurati se non lo darà a Spalletti. Quindi l'anno prossimo non mi aspetto una grande partenza in campionato, ma mi aspetto sinceramente una bella squadra sulla girone di ritorno e sperando a questo punto di stare in Coppa. Oddio, è buona! Oh, 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 che buona! buona, Ma che buona! Mannaggia, cattivo, ottimo! oh. Madonna! Vai Lorenzo, dai, 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 dai! Non perdere il ritmo! Bella, bello, dai! Va bene. Che schifo, giro in nazionale, non ce la faccio vedere. Wow, dai, dai, non mi bestemmiate Ciro Immobile che è devastante. Ma ho sbagliato il suo controllo, se lo faceva bene là. A me piace come giocatore, Ciro, eh. Fantastico. Esagerato come primo punto. Mo segna Bonucci di testa. Vogliamo il gol di Chiellini, il calcio della mia vita. Ma c'è Chiellini? Non l'ho No, non visto. c'è Acerbi. Acerbi hanno. Oh! Così gli arrivava veramente sulla testa. Dai, 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 dai. Loro si sono messi tutti in difesa adesso, eh. 1, 2, 3, 4, 5. 5-4-1 sono messi in campo, in fase difensiva. L'importante è che non mette Bernardeschi. Madonna, no, 3 contro 2 no, 3 contro 2 no. Bravo, bravo, bravo. Ah, meno male che ha sbagliato. Chi era sto qua? La? Che cazzo è? Bravo, Barellino! Vai, 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 lancio Berardi, lancio Berardi! Oh, Immobile Insigne se la intendono, eh. Ah, quelli là quando giocavano a Pescara erano devastanti insieme. Dai, dai, Italia, vai di Lorenzo! Non si molla nulla! Forza, ragazzi! Anche a me piace come giocatore Ciro, ma in nazionale è inguardabile, non ne azzecca una. Ragazzi, potremmo fare lo stesso discorso allora su Belotti. Belotti, lasciate perdere quest'anno che, vabbè, Belotti si è un po' rovinato la carriera quando ha rinnovato con il Torino. Però comunque un giocatore che nel Torino ha sempre fatto bene, Belotti. Quest'anno non bene. Oh, Tony, se facciamo qualche torneo di FIFA potresti venire a fare una partitina. Ti La voglio. faccio con chi vuoi giocare? Diego Campagnaro? No, guarda, nel Milan di adesso, Eh? sinceramente, no, non senza offesa, ma uno vale l'altro perché non ho nessun giocatore che dico, wow, quello mi piace tanto come così. È una bella squadra il Milan, assolutamente, però non c'ho uno proprio che mi piace tantissimo tra gli altri. A parte Ibra rimane al Milan. Ah, ma stai parlando. Figa, non avevo capito. Stai parlando dei giocatori. No, io parlo di giocatori di FIFA, dicevo io. Ah, ok. Ah, scusami, Diego Campagnaro è Crazy Fat Gamer, il Ah, Crazy! ex Ah, numero conosco, uno, un ex numero uno al mondo. conosco, conosco, conosco. Ah, giusto, che no, quello su Xbox, i Clash hanno Denuzzo. Diego. Sì, anche lui No, viene su sempre, Xbox, Diego. dico, Fabio Denuzzo. Fabio mi sembra che fa Play e invece Diego fa Xbox, mi sembra, a memoria, o al No, forse è il contrario, contrario. Fabio è sempre stato giocatore di Xbox. vabbè. Ah, Infatti, con ok. Fabio ci ho giocato un sacco di partite perché su Xbox siamo sempre pochi, no? E Ah, quindi mi ok. capitava, mi è capitato una volta di beccarlo in draft, una volta lo beccai in weekend di gara, la prima partita. C'ho 1 milione di visualizzazioni. Sto video sta sul canale, quello che succede su YouTube Italia. E io praticamente, prima partita, mi incontro Fabio Denuzzo, che all'epoca proprio
Cioè, già Mo è fortissimo, è pro player e tutto, ma all'epoca era proprio nel massimo splendore, no? È roba che faceva 30-0, occhi chiusi, e io inizio a tirare giù in napoletano tutte le imprecazioni possibili e immaginabili, che dico, ma che cazzo, la prima partita di Weekend League Proprio proprio a lui. Fabio Deruzzo, cioè, ma quel video c'ha tipo 1 milione di views, esagerato. Tony Tubo bestemmia contro, no, aspetta, Tony Tubo contro Fabio Deruzzo, che poi vinse 3-1, mannaggia, sai, Ah. io, vabbè, ma io all'epoca tenevo una squadra che era meglio della sua, per farti Sì. capire. Sì. Ma in questi nuovi FIFA, i pro player hanno sempre la squadra molto meglio degli YouTubers, perché purtroppo FIFA fa pochi contenuti per noi. Prima Sì. invece faceva più contenuti da sbloccare, da fare, quindi chi teneva più tempo da perdere giocava for fun e ci spendeva moneta, aveva la squadra sempre più forte. Infatti c'avevo la squadra più forte io che Fabio all'epoca. E persi 3-1. Io non Sì. Invece capisco. l'altro giorno parlavo con Karim Isbek, nazionale italiano, non so se lo conosci lui, lui è il Sentito, proprio della sentito. nazionale italiana, e mi diceva che gli hanno hackerato l'account e aveva perso più di metà squadra. Allora, eh sì, Ma tra l'altro poco prima di giocare con la nazionale. sai cosa è successo quest'anno? Hanno fatto una cosa, una partnership Twitch con FIFA, che tu Sì? praticamente, se guardavi gli eventi ufficiali di FIFA, ti sbloccavi dei pacchetti nel gioco. Ah, ma va. Hai capito? Praticamente loro si sono creati i bot automatici. Cioè, tu guarda 2 ore di live i Sì. nostri eventi ufficiali, noi ti diamo un token per sbloccare i pacchetti. Ah, ok, era così. Ah, ok. Però cosa è successo? Che come l'hanno fatto, su Facebook e Instagram sono partite a manetta le sponsorizzate, no? Sì? Sì? Con il nome falso di Twitch, collega il tuo account qui. Nome, Ah. account, la tua password, così, e si sono acquisiti un macello di dati, hanno hackerato di tutto e di più. Mo' non so se sto ragazzo si sarà fatto fregare così, non ho idea di cosa sia potuto succedere, perché poi delle volte ci sono le app che ti aiutano a fare compravendita. Tu Sì. colleghi il club per comodità, in modo che lui ha tutta la tracciabilità. Poi stesso questi delle app dicono, no, siamo stati... Oddio, che tiro! Madonna! Dove cazzo ti è Passaggio nel uscito, paio. Ciro? Madonna di... Mamma, che gol faceva se entrava, oh. Maro, veramente esagerato. Vediamo. Ha calciato benissimo, Mo, tra l'altro. all'incrocio proprio, guarda là. Maro... Maro... Ma... Mi sono perso, che stavo dicendo? Ah, stavo raccontando il fatto Stavi dicendo che... sì, che hanno praticamente fatto queste app qua in cui tu davi i tuoi Ti dati di danno i dati per accesso. comodità e poi loro ti dicevano, ci hanno bucato l'app, sono entrati, si sono presi tutti i dati. Sì. Cambiati i dati, nel frattempo si erano fregati un sacco di crediti e cose così. No, ci stanno queste cose su FIFA, da quando gioco... Anzi, adesso diciamo che con un po' di informazioni in più si sono limitate, ma prima erano proprio esagerate. FIFA 14, FIFA 15, cioè, c'erano proprio le pagine di vendita crediti Vendite, mi ricordo, mi ricordo. Sì, sì, sì. che però erano fake, non ti vendevano i Sì. crediti, ti dicevano, Sì. sì, E ma io per darti i crediti devo entrare nell'account, se no dove te li metto? poi ti fottevano Giustamente uno tutto. non dice, vabbè, sembra ragionevole come cosa, gli Eh davi sì. l'account, praticamente. Ma esistono ancora i siti che vendono i crediti? E Sì, esistono ancora. non ti becchi il ban Allora, dalla EU. dipende, sì, c'è il rischio ban, però il punto qual è? Che oggi sono ancora, cioè, si riesce ancora a superarlo il fatto del ban, vengono bannate, considera, il 3% delle transazioni sospette. Ah, ok, Poi niente Ciro, praticamente. quindi è un rischio molto molto basso in questo Sì. momento. Ma pure perché i siti sono rimasti pochi, eh. Cioè, io lavoro con FIFA Coin, lavoro con un sito di crediti da 4 anni, che è il più grande sito di crediti al mondo. Ce ne stanno dietro di lui solo due, ma sono rimasti solo questi tre alla fine. Poi, vabbè, si aprono per un anno, Sì, poi chiudono, chiudono, sì, sì. certo.
sempre i soliti siderelli così, però quelli lì proprio storici sono rimasti in tre. Ma tipo vendono ancora i pacchetti di crediti, X No, ti mila vendono, crediti. per esempio, tu compri 1.000.000 e loro poi ti danno tre modi per passarteli. Cioè, decidi tu come passarteli sull'account 1.000.000, metti in vendita il Ah, giocatore a ok. prezzo più alto, tipo un giocatore che costa 5.000, tu lo metti in vendita a 20.000 e quindi sei passato 15. Ah, ok, e gli dici chi vuoi. Ok, ho capito. C'hanno Chi è il proprio i sistemi che giocatore? in tempo reale ti guardano il mercato, Sì, quindi sì, tu sì. gli indichi il tuo giocatore che devono andare a comprare e stai a Sì. posto. Tipo sniperare, però lo fanno per passare i crediti. Eh sì, mo specialmente mo ci stanno, per esempio, giocatori sul mercato costano 100.000 crediti, però hanno il price range a 2 milioni. Quindi tu lo metti in vendita a 1.990.000, Sì. l'hai pagato 100.000, ti sei passato 1.800.000 così. Cioè, ti Certo. sei passato 1.900.000 senza problemi. Quindi i prezzi sono pure calati, mo vabbè, quello è sempre così. Altro che costano tanto, poi durante l'anno scendono. Io E per via infatti di io mi questa ricordo che cosa mi sono quando per... gioco. Dimmi, dimmi. Io per via di questa cosa dei crediti non posso collaborare con Electronic Arts, sono in blacklist con loro. Certo. Me lo disse quello di Electronic Arts Italia, disse tu. La Sama ha un torneo sportivo dell'Empoli Cup e mi disse il tizio di Electronic Arts Italia, disse tu come Antonio puoi parlare con me, come Tony Tubo non ti presentare proprio. Sì. Non ti vogliamo vedere. E io invece avevo detto, cioè, tu dammi i soldi che mi danno loro, vedi se io sto con te o Appunto, sto con è loro. quello che ti stavo dicendo io, che loro ti facciano l'offerta pari e No, te. ma io ho sempre ricriminato una cosa che non mi è mai, cioè, proprio non la sopporto. Perché non creano un codice creatore all'interno di FIFA? È una cosa che proprio mi fa arrabbiare in un modo assurdo. Ah, bella l'idea, sì, è Cioè, lo vero. fanno con Fortnite, lo fanno con Clash Royale, lo fanno tante aziende, lo fa Ubisoft, lo fanno in tanti. Metti un codice creatore che la gente fa supporto a un creatore all'interno del gioco. Oh mio Dio, ma che è rigore, no? No, no, no. Ah, ok, no, perché stanno facendo il sito play. Sì, col codice creatore, così la gente se compra qualcosa lo compra col tuo codice e te arriva o Ma i voglio vedere chi crediti. si mette a promuovere i siti di crediti. Tu magari metti la regola che però per far parte del codice creatore non devi promuovere i siti di crediti, ma io prendo il Certo. contratto con quello dei siti di crediti e lo straccio in un secondo. C'è la Certo. possibilità che tutta la community mi può supportare. Certo. Ma su Fortnite così che cosa sono? Sono soldi o sono. O No, sono. Che soldi, non so. soldi. Ah, Ma soldi, ok. teoricamente non si dovrebbe dire, ma dato che siamo in 30, te lo dico, ogni Ok, si 100 può dollari dire. spesi dalla community te ne danno 5. Quindi tu immagina, Ah, mettono il tuo ok. codice, loro Sì. comprano, arrivati a 100 dollari te ne riconoscono 5. Ci E sta. considera che io ci ho fatto belle entrate e non sono mai stato uno streamer di Fortnite. Portavo Fortnite 2 anni fa, ogni tanto così. Allora, i ragazzi che mi seguivano, chi giocava anche a Fortnite, mette sto codice, dovrai ad avere tipo 2.000 sostenitori. E sui 2.000 sostenitori feci. Cioè, che 2.000 sostenitori però non significa che tu guadagni, perché poi dipende loro quanto spendono questi 2.000 persone. Certo, sì, perché possono non spendere niente, quindi non guadagni niente. In Appunto. proporzione sempre al 5%. E invece feci delle belle entrate. Oh, infatti ci stavo pensando di passare su Fortnite, però Fortnite poi è uno di quei giochi che o sei forte, 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 o Eh sì. proprio non ci sei. Che il giocatore for fun non lo seguo. Io ho Oh, intervistato Piaz, può essere piazzese? Andrea, sì, Andrea Piazza. Andrea Piaz, lui è venuto da me sul canale. Bravo, simpatico lui. Poi Andrea è bravo, per abbiamo. esempio. Andrea è il giocatore for fun, non è bravissimo a giocare, però lui è stato furbo perché si è creato il team, che è fortissimo, Sì, STR, mi ricordo. STR, e Sì. lui praticamente ha iniziato a mettere la vita del team al centro del suo canale. Ah, bravo. Quindi è stato veramente a livello imprenditoriale furbissimo. Sì, ma poi io con lui ci parlo anche spesso di tante altre cose, non soltanto di videogiochi. No? Un ragazzo molto, molto sveglio. Capisce come girano le cose, bravo. No, in Bravo. gamba Andrea, infatti pure io lo conosco bene ed è un ragazzo veramente in gamba. Adesso abbiamo fatto invece settimana scorsa, abbiamo fatto la. 2 settimane fa abbiamo fatto la live con Paolo Cannone. Ah, grande Paolo, lo conobbi a Paolo, Napoli.
al Comic Con. Simpatico lui. Certo, League of Legends io non ci capisco niente, però. Zero, infatti anch'io, infatti ti stavo dicendo che in realtà l'avevo invitato per parlare di LoL, invece poi in realtà è venuto e mi ha raccontato la storia degli scacchi. Perché adesso sta giocando a scacchi, e allora la settimana dopo che è venuto lui ospite abbiamo invitato questi, si chiamano Grandmaster italiani, che sono due maestri di scacchi, mi hanno detto famosissimi, io vabbè, non gioco a scacchi quindi non li conoscevo, e sono venuti in diretta con noi a fare questa demo in diretta di giocare a scacchi, bravo, fortissimi. Vabbè, gli scacchi pure sono una cosa che devi starci dietro proprio parecchio. Ma erano giovani, cioè, uno c'aveva 27-28 anni, forse una trentina, l'altro ne aveva 17, tutti e due gran maestri. E mi dicevano che in realtà l'età non conta niente, conta la tua abilità. Oh, oh! Dai che buona! Buona? Sì. Vai. Bene, la spieghiamo, dai. Dai. Oh, non riesce ad andare via Spinazzola di là, eh? Chiuso, vabbè. Che cazzo è fuori gioco? Ma non è fuori gioco. Ma mica, è dato fuori gioco dei 10 minuti fa. Certo, Jack, che li leggiamo i commenti. Mettete il piave mormorava così si spaventano gli austriaci. Greve. Domani fai live. Domani sì, domani sono sul canale di Twitch. Sono su Twitch TV dalle 15 alle 17, ragazzi. Oh! Non lo so. Bello! Fallo terzo di raggiria, non fa niente. Provalo. Così arriviamo al quinto che sì. E io intanto, ragazzi, ho finito la birra. Primo tempo, la seconda la facciamo al secondo tempo. Anch'io, vai. Anch'io, dopo vado a prenderla anch'io. Ho preso la birra di Ikea oggi. A me... Queste cose che compra mio padre qua al discount. Berlin Butcher. Sì, quelle da 99 centesimi. No, mezzo ma litro. È bello quello stemma della Lidl di fianco. Non so se si con lo stemma Lidl vicino, proprio marchiato. Premium Beer. Dai, facciamo il gol buggato al 45esimo, forza Italia, dai. Un bel gol al 45esimo nel recupero, i minuti magici. Non so se lo sai, su FIFA, vabbè, giocavi la weekend di sì, anni fa. Sì. 45esimo e 90esimo sui minuti magici. Sì. Oh, bravo. Ma che tra l'altro anche il primo minuto, perché mi raccontava l'altra volta Diego Campagnaro, Crazy Fat Gamer, mi raccontava che nei tornei lui, anche se è palla sua, lui la butta. Oh, bravo, dai, così, aggressivi. Mi raccontava che anche il primo minuto, no? Teoricamente dicono che c'è anche il kick. Io sinceramente mi capita spesso di segnare sulla prima azione. Effettivamente se batti e c'è la prima azione sembra che c'è un po' di magia. Mm-hmm. Forse perché è posizionata male la difesa avversaria, forse per quello. Sta più alta. Dai! Mannaggia, ma miseria, mannaggia. Oh, però stiamo tirando solo noi, eh. Beh, stiamo meritando. Per adesso stiamo meritando. Mm-hmm. Infatti, dobbiamo buttare sto pallone. Poi se buttiamo un gol uno dentro, inizia a sbilanciarci, a sbilanciarsi l'Austria. Oh, sì. Vai che buono! No! Ma... Madonna, mi ricorda quel gol di Benzema in finale... È vero! Com'è che si chiamava? Ti ricordi? Il portiere, quello che aveva sbagliato? Karius? No? No, era quello del Liverpool, ce l'ho sulla punta della lingua. Sì. Forse Karius, vabbè. È probabile, lo so, è probabile si chiamasse così. Con la coda di cavallo. Sì. Me lo ricordo visivamente, non mi ricordo. Poverino quello che ragazzo lì. Oh, bella. Dai. Vai giù, Ciro, vai giù che ci dà le...
sta tutta dietro, sta Austria. E non riuscirà a trovare sto gol. Ciao Joseph. Ciao bello. Ciao Joseph, ciao. Dai. Dai che buona, dai. Ah. Vai, dai, dai, dai. Vediamo. Fallo, eh. Oh. Fallo, fallo, qui fallo, potrebbe fallo. Esserci il terzo tiro a giro. Terzo. Che non entra, però ci avviciniamo. E ci avviciniamo, esatto. Vabbè, comunque queste le storie che Bon fa stasera. Cioè, okay. Ragazzi, non lo stiamo facendo per Aisens qua. Non so se mi spiego. E adesso dobbiamo fare lo stesso, però. Tanto perché fine primo, primo tempo. Tempo fa il commento. Commento a primo tempo. Wow, un sì. Minuto di recupero ha dato. È una miseria. Beh, che si è giocato, però. Ah, speriamo che almeno tra il primo e il secondo tempo qualcuno si gira su YouTube, entra in live, resta. Allora, il mio me... sei spettatore, non la faceva quando ne 1000 iscritti, 20 spettatori. Caspita, stasera. Mannaggia la miseria. Un mio amico mi ha scritto: dovreste chiudere e riaprire la live quando parte il secondo tempo. Magari il feed arriva. È vero, non ci avevamo pensato. Ma dopo, però poi dopo Aisens quello vuole un flusso. Ah, è vero, c'è ragione. No, perché è veramente assurda proprio. Assurda proprio come cosa. Fatto pure l'Instagram, sto solitamente una trentina, quarantina di persone. Vabbè, che mossa la partita, forse qui. Non lo so, ragazzi, non lo so. Andate da Favij, dite Favij, ho stato. Non c'è Favij live. Vai Lorenzo. Ah no? Buona al centro! Oh! Però non è arrivato terzo di raggiro, quindi. Quindi questo non vale. Fiscale, fine primo tempo. Fine primo tempo, dai, dai. E allora vai di Instagram Stories. È vero. Vai, tolgo le cuffie che giro la storia. Ragazzi, voi assistete a noi che facciamo le storie. Attimo solo, noi facciamo queste storie, raga. Beh, che dire, buon primo tempo, ragazzi. Stiamo giocando bene, non dobbiamo mollare, stiamo tirando solo noi. L'Austria si chiude, dobbiamo essere bravi a centrare bene la manovra. Mi sta piacendo il gioco di Immobile, ha preso quel palo, mamma mia ragazzi, ce l'ho ancora qua quel palo. Da Italia, vi ricordo sempre ragazzi che noi siamo in live streaming su YouTube, stiamo vedendo la partita insieme io e Lorenzo Lollo, eccolo qui, quindi venite tutti, vi aspettiamo. Fine primo tempo, 0-0, una bella partita giocata bene dall'Italia, ho ancora qua quel palo lì traversa l'incrocio di Ciro Immobile, sarebbe uscito probabilmente un gol incredibile. Vi ricordo sempre ragazzi che facendo swipe up si arriva direttamente a quelle che sono le offerte di Aisens e il cashback di Aisens. A dopo, ciao ragazzi. Abbiamo quasi fatto, mo 50 spettatori, mo state entrando. Un attimo ragazzi, facciamo un attimo le storie e poi parliamo insieme. Allora, Aisens Sport... no, ci ricordavo di Senso Sport, Aisens Italia, ok, hashtag, upgrade squad, no, upgrade squad,
Lavoro completato. Bolletto. Ciao Shot, ciao Carmine, ciao Lollo. Stai vedendo la partita del televisore enorme? No, purtroppo no, perché sto sopra e quindi sopra non riesco a vederla al TV enorme. Però ci diamo da fare. Se è buggato non è possibile andare giù ai spettatori. O se è buggato, lasciate like, non lo so. Ragazzi, può essere che non sono partite le feed perché oggi ho fatto il video, eh. Oggi ho caricato il video che tra l'altro è andato pure bene, già sta 5-6 mila visualizzazioni. Quindi probabilmente, siccome sono partite le feed del video, non sono partite le feed della live, capì? Quindi siete state qua con noi, dai che siamo in 45, poi sappiamo, non vi preoccupate. Come va? Tutto bene, Shot? Tutto bene, tutto bene. Austriaco mezzo abruzzese. A posto, Tony. Oh, c'è uno che si chiama Lorenzo e al suo a Lollo il Magnifico, vedi? Quindi involontariamente è una cita a me, che è Lorenzo Lollo, vedi? Conosci Peppe Channel? Non lo conosco Peppe Channel. Mi chiami Vincenzo, ciao Vincenzo. Lollo il Magnifico, devi scrivere a Lorenzo Lollo. Per forza, cioè vuoi o non vuoi, è il tuo alter ego. Ti devi scrivere, ma proprio istantaneo lo devi andare a fare. È facile, Lollo, i milanisti official, e anche se non tenete il Milan fa niente, parliamo di tutti, se no su Instagram, su Twitch mi trovate sul canale ufficiale, non devo dirlo, scusami. Ma a parte, lo sai una cosa, ma al di là di tutte le antipatie e simpatie nel calcio, comunque tra Napoli e Milan, c'è stata quella rivalità storica ai tempi di Maradona, ma poi non ho mai... Ma anch'io grossa con il Milan. Anzi. Ma no, infatti, ma guarda che ti dirò, al di là di tutto, io ho un casino di tifosi del Napoli che mi seguono sul mio canale. Vabbè, io adesso, vabbè, per chi magari se c'è qualcuno che mi segue lo sa, io comunque sono uno che non io tendo a non esagerare mai, no? Comunque anche se c'è da parlare con le altre squadre, io sono una persona comunque molto sportiva, anche da fare i complimenti. E probabilmente tutti questi anni dove ho visto un bellissimo Napoli, io ne ho sempre parlato bene, e ho una bella quantità di tifosi del Napoli sul mio canale. E quindi ho sempre avuto un rapporto schietto, sincero, con tutti, ma abbastanza cordiale sempre. Quindi sì, concordo. No, idem per me, io ho tantissimi milanisti che mi seguono, ho tantissimi, ma voi per le collaborazioni con Fred... all'epoca ho sempre collaborato con un sacco di milanisti, Rebel, tanti amici proprio che ti fanno Milan. Uh-huh. E quindi Zelo all'epoca, pure Zelo era milanista, e quindi ho sempre avuto un sacco di pubblico milanista. Poi vabbè, io non parlo di calcio, faccio FIFA, che è vicino al calcio, però ci sta, è diverso, certo, sì, infatti, certo. Io ho il tiro segreto su FIFA che fa Milan ogni tanto mi parte quando faccio il tiro che mi sa, ci metti proprio quell'enfasi e mi parte Milan. Mi piace troppo la canzone del Milan, quella là è troppo bella. Bella veramente. L'inno. L'inno, sì. Per te Spalletti è il profilo giusto per il Napoli, mister. Io lo sto dicendo quando è arrivato Spalletti. Anzi, da prima che arrivasse Spalletti, da quando se ne parlava solo, ho sempre detto, speriamo che venga Spalletti, che è la persona giusta. Cioè, dobbiamo chiedere a Lollo cosa ne pensa degli alieni. Perché? Perché ti spiego. Allora, sul mio canale siamo mezzi complottisti. Non siamo complottisti proprio, però mezzi. Okay. Nel senso che ci chiediamo com'è possibile che gli egiziani abbiano costruito le piramidi, le abbiano allineate al polo nord magnetico, non sapevano manco polo nord dove stava, ma perché mentre gli egiziani costruivano le piramidi in Egitto le costruivano in Maya dall'altra parte del mondo in Messico, identiche, ma perché... Allora poi sai, tutti quei programmi che parlano di alieni, allora abbiamo un po' questo complottismo, no, verso gli alieni. Perché sono stati la risposta a tutto quello che tu hai detto è perché sono gli alieni, quindi sono... Bravo, stati gli alieni. Quelle sono le capanne, no, le tende degli alieni, le piramidi, quando sono venuti si sono costruiti casa. E quindi ogni tanto, quando giochiamo a FIFA nelle ore più tarde della notte, ci mettiamo a fare queste teorie qua di chi ha creato l'uomo, come si sia creato l'uomo, eccetera. Fino a che ora streami di notte, tardi? No, vabbè, dipende. Io streamo tantissimo, ma proprio tanto da ottobre a gennaio. Poi da febbraio
a settembre prendo proprio il periodo tranquillità, perché io c'ho, facendo FIFA, il periodo caldo è ottobre e gennaio. certo, Quindi lì mi vedi live tutte le sere, faccio pure le nottate, ma pure perché c'è pure più pubblico che ti segue, quindi dà pure più soddisfazione. Il periodo estivo mi è proprio morto. Ora gioco perché, ok, lo faccio così per relax più che altro, però in realtà le streaming me le faccio il lunedì e il venerdì su YouTube. E Ah, poi ok. mo mi hanno da poco ridato la parte, cioè non la parte, l'affiliazione su Twitch, perché io ero Ah, ok. partner. Però streamavo Sì. anche su YouTube, mi hanno tolto la partner. Perché Ah, sì? facevo. Eh sì, perché facevo le live su entrambe le piattaforme, Facevi capito? il restream? Sì. No, 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 non il restream. Cioè, tipo, il lunedì andavo su Twitch, il martedì andavo su YouTube e quindi allora non stava bene. Perché? Cioè, scusa, potrò essere libero di scegliere dove streamare un giorno sì, un giorno l'altro pure. E Perché sul invece no. contratto di Twitch c'è scritto che le live streaming sono esclusiva di Twitch. Io questa cosa ci ho dibattuto tantissimo. Certo. Quindi tu paradossalmente, se sei un partner di Twitch, anche la live che fai su Instagram non la potresti fare. Però su Instagram non ti dicono niente. Cioè, non chiudono un occhio. Mi è stato detto proprio così dalla partner italiana. Su Instagram chiudiamo un occhio. Lasciamo stava. Comunque, vabbè, sono stato 2 anni senza partner, mo all'improvviso mi hanno ridato l'affiliazione, quindi mo sto facendo pure un poco di live su Twitch, però da affiliato. La partner non la prendo per scelta, quindi da Certo. affiliato. E niente, ci divertiamo. Anche se, ragazzi, se continuiamo a essere 40 spettatori, la partner non ci arriva. La mia console oggi eravamo 160 su Twitch, almeno. No, però vabbè, sono rimasto male questa sera, non mi aspettavo neanche io così. Forse non so se dà la colpa a YouTube, forse perché non ho fatto le live e quindi la gente non se l'aspetta, può essere anche questo, Non avendo fatto il live delle Boh, prime 3 partite, magari. È stata un po', l'ho annunciata male, sicuramente, mi dispiace. Dai, allora ti tieni un invito fatto a ottobre, novembre, dicembre, quando faccio qualche numero in più, dai, va facciamo una bene, affare serata, fatto. parliamo un po' di calcio. Va Così bene. mi faccio perdonare. Affare fatto. Hisense mi ha repostato! Grande Hisense! Fammici mettere il cuore, Hisense! Grande Hisense che mi riposta! Vediamo me. Sì, ma Hisense Sport! Ah Cioè, sì, pure a me, io pure a me, nulla da pure a me. dire contro Hisense Italia, ma Hisense Sport sono dei signori, però, Cioè, lo devo dire! Hisense Italia mi hanno fatto. No! Ma ti ha attaccato Marco Materazzi? Sì, penso. No, a me no, vedi? Ma Sì, perché l'hai no, ti ha taggato? attaccato, ma ti ha attaccato male. Vabbè, se nelle storie di Marco Materazzi mi ha attaccato male. Ma mi ha attaccato un campione del mondo! Idolo, idolo, grande Materazzi. Ma tu pensa al tipo che si è ricevuto il tag da Materazzi e non è lui. No, Madonna. è No, però non è giusto. cliccabile. No, scusa, aspetta, l'emozione. Non è cliccabile il tuo è l'unico non cliccabile. No, Che non ci credo. Eh sì, sfiga. vabbè. Vabbè, fa niente. Sì, vabbè, ma a me non è che mi stanno arrivando tutti sti follower da Materazzi, senza nulla togliere a Marco, però. Quanti follower ho fatto nell'ultima ora? Uno mi ha seguito un'ora fa, quindi non penso sia Marco. Ho fatto un follow, grazie a Materazzi. Oh, attenzione, Michele Latinista, 2 euro. Oh, Michele, finalmente. grazie per aver dato un senso a sta serata. Grazie. Ok, Guarda, Michele, inizio secondo tempo. Questa più o meno della Lidl costa meno di 1 euro. Però una ci avrà subito. Questa me l'hai offerta tu, Michele Latinista. vado a prenderla anch'io. Aspetta, che vado a Vai, vai. prenderla anch'io. Aspetta. Stasera facciamo gli austriaci noi, capito? Io stasera ho un po' male di specchio, vediamo. Vi ringrazio, ragazzi, vi ringrazio a voi che siete qua e che mi supportate, anche se siamo pochi. No, posso dire la verità, da un po' mi dispiace perché mamma mia, numeri così non li vedevo da che tenevo 1000 iscritti, però qualche bug sicuramente ci sarà sulla piattaforma, perché forse ho caricato il video oggi, capito? Caricando il video oggi, YouTube manda la feed per il video,
poi non te la rimanda per non stressare, capito? Quindi probabilmente non le ha rimandate proprio le feed, le ha mandate solo a voi che avete le notifiche attive con la campanella. Perché siete una fetta molto piccola di pubblico che ha la notifica aperta con la campanella. Quindi probabilmente è quello, raga. Credo. Poi è vero, molti guardano la partita, ci sta. Assolutamente, assolutamente. Però, vabbè. Sti cazzi, cioè, raga, tanto lo stiamo facendo per Hisense, non è un problema. Tony, arrivo di là, mi guarda la mia ragazza e mi dice: Lollo, ma lo sai che ti ha taggato Materazzi, ma ha sbagliato a taggarti? Le ho detto grazie. No, anche lei! Le ho detto grazie. vabbè. Comunque, anch'io adesso berrò della birra, però bevo questa qua, di questa nota marca di mobili, che non so per quale motivo oggi sono andato qua e ho comprato questa birra, quindi adesso vi dirò com'è la birra di questa... Vamos! Nota marca di mobili, vediamo com'è. Mobili sono, sì, fanno mobili, fanno un po' tutto. Oh, un'altra donazione di Michele, oggi... Oh, grande Michi! Grande Michi! Anche a te allora, dai! Alla tua, grazie. Vabbè, dai, pensavo peggio. Se può fare? Sì. Vai, Michele, io la dedico a Michele Latinista sta birra, vai. E sono due. Stasera, mamma mia. Via. Stasera, se l'Italia non vince, almeno dormirò sereno per altri motivi. Mamma mia, raga, top pub, Tony Turbo, guarda qua. Tony, a mezzanotte faccio 14 anni. Grande Luigi, auguri per i tuoi 14. Ma grande Luigi, auguri, auguri. Cincino la tua, Luigi. Auguri. Io a 14 anni invece già guidavo il motorino da 2 anni. Sono un semplice napoletano. Oh, bravo Michele, grazie, grazie, grazie. Vai Michele, blu è bella, ma se la fai rossa, ci ha detto un altro sapore. Ma questi giorni un ragazzo mi passa in live, quando è stato 2 sere fa, Tony, sì. Se ti danno 100 euro che fai? Ti ringrazio, che ti devo dire? No, ma mi fai un po' di pubblicità su Instagram? Ti taggo in una storia. Boom, certo. 110 euro. Madonna. A me il massimo che hanno donato 700 euro in una live. Un ragazzo australiano, italo-australiano. Ah, bello, bello. Sì, bravissimo, sì. Infatti poi dopo quasi mi sentivo in colpa, volevo ridarglieli. No, a me invece mi hanno donato in una sera 3.500, però... Io, questa persona dice di essere un calciatore di Serie A. Ah, non so. Ok. Non so, okay. Sinceramente, mi ha inviato pure una mail, mi ha detto chi era, però sai, quelle cose che poi faccio io, mandami un messaggio dal tuo Instagram ufficiale, lui non te lo manda, e allora non sai se... così. Però mi sono andate pagate, perché poi molti dicono allora era uno scam, era qualcosa così, e no, YouTube su ste cose non te le paga, perché mi è capitato altre volte che mi arrivarono donazioni un po' strane. Ma non te le paga? No, sai che succede? Che il giorno della donazione a te ti arriva più 100 euro, lo vedi nelle entrate, il giorno dopo ti trovi le entrate a meno 100, cioè capito? Ti toglie dalle entrate quella donazione. Sì. Metti che sono carte di credito rubate. Ah, ok, ok, ho capito, capito. Purtroppo su internet gira di tutto e di più. Sì. Quindi giusto Lollo, cosa ne momento, fammi pubblicità. Tanto poi chi se ne frega. Sì, e poi dopo in realtà. Antonio, Lollo, cosa ne pensi di John Titor? John Titor è... La storia è assolutamente vera, la storia di John Titor. È arrivato dal passato. State testando la mia sapienza su queste cose degli alieni? E dei viaggi nel tempo, nel caso di John Titor. Di John Titor. Allora, certo, certo. Sei uno dei nostri. Grande John Titor. Ma chissà. Ma guarda, se ci fosse un vero viaggio nel tempo, domani, no? Non potrebbero mai tornare indietro, perché altrimenti, tornando indietro, magari chi vuole veramente lavorare sulla teoria dei viaggi del tempo, tra virgolette, non ci lavora e quindi non la crea. Quindi si crea un loop dove poi non l'hai creata più.
Certo. Quindi... Sempre che, attenzione, qua possiamo fare una cheat di ritorno al futuro, sempre che la linea temporale che noi adesso stiamo vivendo è la stessa che quella persona che torna indietro nel tempo è la stessa linea temporale, perché se fosse... Attenzione! Sono ripartiti. Sì. Oddio, io non ho saltato. Madonna. 47. Oh! Madonna, quasi ti perdevi il gol. Madonna. Berardi. Io poi non lo stavo... Stavo parlando dei viaggi. Di John Titor. Ero preso. No, però lo sai, c'è un'altra teoria che secondo me è più interessante. È quella lì che dice... che probabilmente bisogna aprire un... Cioè, dal giorno in cui la crei, ok? Sì. Puoi tornare indietro solo fino a quel momento del giorno della creazione, dell'apertura della macchina del tempo. In modo che si crea un passaggio da lì per sempre nel futuro. Quindi poi da quel futuro puoi tornare solo fino a quel giorno in cui si è creata la macchina, si è aperto quel tunnel spazio-temporale, come lo si voglia chiamare. Ma quanta cazzo di pubblicità c'è stata su specie YouTube? Yeah, quasi prendiamo il gol, intanto non volevo dirtelo. No, non me lo dire. Ha fatto un erroraccio incredibile Bonucci. Effettivamente, non sarebbe male. Ma io ragazzi, a parte che non è una stanza questa è la mansarda di casa mia. Oddio! Cioè, questo è l'angolo, il lato superiore della casa dove non ci sale nessuno, a parte me. Vabbè, ma l'assassinio di Kennedy, Mr. J, mille cose là, là stai parlando di mille cose anche politiche. Non è detto. Cos'è successo, Tony? Cos'è successo? Cioè? Guarda la partita. Cioè, ha dato un calcio a Jorginho. Sì, ma c'è qualcuno che è volato. Non è rigore, ma l'entrata è bruttissima. Ai ai ai, se va al VAR. Ah, meno male, dai, solo ammonito. Mamma mia. La Tony Caverna. Tony, tu vorresti che Maradona fosse ancora vivo e giocasse ancora a calcio? Vabbè, ancora vivo penso di sì, Tony. Ancora vivo, ovvio, ma che giocasse ancora a calcio ancora 5 calcio. Anni. Ehi, raga. Quello che doveva fare l'ha fatto. A me sarebbe piaciuto che Maradona avesse giocato per altri 5 anni prima della fine della carriera. Quello sì, non si bruciava altri 5 anni. Sì. Mi sarebbe piaciuto veramente quello. Luigi, guarda, Tony è arrivato adesso la feed di YouTube, pensa a te. No, ma l'ho detto, deve essere per forza qualche problema così, ragazzi, non si spiega, se no. È 2 ore che siamo in live, no, 2 ore no, ma... Perché forse perché ho caricato il video oggi. Io sono sicurissimo del fatto che ho caricato il video. Poi lascia perdere che se non lo caricavo, magari non eravamo in 20, eravamo in 80, sì, sì. 100, perché comunque sì, sì. La live... mega multa presa, la gente si sta guardando la partita mo. Infatti poi tra primo e secondo tempo siamo arrivati pure a 50-60 proprio perché stanno andando a guardare la partita. Dai, hai risolto un bel problema. Minchia sta munizione. Anton Giulio, Lollo, questa settimana mi sono mancate le live. Ragazzi, ogni tanto dobbiamo pur prendercele anche noi al Milan le ferie, mica possiamo fare tutti i giorni dell'anno 10 ore a settimana, se no ci bruciamo. Ya, Alaba, prende sto pallone, non rompo cazzo, Alaba. Buttala alta, non rompere il cazzo, Alaba. Bravo. Di cosa è uscita? Guarda, Peri dice, stasera vince l'Austria, scarto Alaba dal club. Tengo Alaba, tozzo lo scarto, costa 1 milione di crediti lo scarto. Ve l'ho detto, Non lo faccio, se vince la... Comunque me l'hai uscita di buonissimo, porco due. Ya, può essere che almeno vai, sotto, riusciamo un po' a giocare meglio. Sto cazzo sto fumando pure io stasera, mi sto facendo fuori un pacchetto di sigarette. Non le posso vedere le partite, faccio sempre queste.
Io quando non fumo più qua in studio mi sono preso la sigaretta elettronica. Da qua in studio sigarette non le fumo mai, se voglio fumare devo per forza uscire, quindi fumo molto meno. Ah, ma dai, se fumi la sigaretta elettronica devo girare un contatto. Sì? Sì, un'azienda con cui lavoro io si chiama Vaporesso. Io prima sbavavo, sono stato a sbavare per un sacco di tempo. E ti mando sigarette elettroniche, se c'hanno qualcosa da lanciare. Ah, ma sì, sì, dai, molto volentieri. È divertente, è un bel contatto, te lo giro. Lo cercano sempre per l'Italia, influencer, cose così. Bravo, 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 bravo. Vista brutta. Lollo, Tony, qual è il vostro giocatore preferito? Tira giro. Chiunque lo faccia, poi non è un problema. Io c'ho un contraddittorio unico, perché sì, io fino a 3 anni fa io il tuo giocatore preferito Cristiano Ronaldo occhi chiusi, no, quando giocava nel Real, cioè, ma adesso non si può più dire, no, c'ho proprio, guarda, sta cosa che mi fa troppo male di Ronaldo, veramente non so proprio chi è il tuo giocatore preferito. Mbappé, esatto, uno forte a caso, Mbappé. Puntiamo ai giovani, Mbappé. No, però uno che se non facesse troppe smorfie, fosse un po' più maschio in mezzo al campo, Neymar mi piacerebbe un botto. Neymar non lo sopporta. Bravo. Il problema è che va in terra per niente. Bravo. Non ha quella, capito? Non ti dà quella cosa di dire sei il mio idolo. No. Certo. Sì, ma perché? Perché uno che si comporta così non ti piace. Uh-huh. Da tifoso dici, ma gioca, calcia! Però a livello tecnico è spaventoso, è molto bello. Anche se il giocatore, vabbè, al di là di Maradona, Donnarumma, okay. Al di là di Maradona c'è uno che veramente proprio mi ha fatto innamorare del calcio. Sono due. Da bambino Roberto Baggio, da adolescente Ronaldo il fenomeno. Ma non ho fatto innamorare del calcio. È un'altra categoria, un'altra categoria. Da bambino proprio, io essendo 85, considera che ho visto Robby Baggio proprio nell'epoca d'oro della Juve, Fiorentina, Juve, no? Sì. Quindi già là Robby Baggio, poi il 94, io avevo 9 anni, quel mondiale, mamma mia, come te lo dimentichi? Al di là poi della finale, vabbè, però un mondiale strepitoso, Roberto Baggio proprio si è girato. E poi quando avevo 13-14 anni ho avuto la fortuna di vedere Ronaldo il fenomeno in azione. Oddio, dimmi che è buona! Valore! No! Bocca a mamma, Dolore, però! C'è pallo terzo, tira gira, così ci avviciniamo al quinto. Mannaggia la miseria. Ah, era buona, perché c'era Alaba di là che lo teneva in gioco. No! Ma perché è passata lenta? Guarda là, la soterra così, troppo lenta. Sì, non ha tagliato Berardi, essere sincero, però. No, ma non ci sarebbe arrivato. Yeah, su una palla inattiva, che Mancini sei un maestro, porco due. Dai. Bello! Bonucci. Tony, sai con precisione quando uscirà FIFA 22? Ragazzi, uscirà probabilmente la prima settimana di ottobre o l'ultima settimana di settembre con i Access. Bonu, e quando fai un gol di testa come quello che mi ha attaccato nelle storie? Come a Marco Materazzi. Chance. Dai, pressing alto, forza. Forza che sbagliano. Bravi. Toni, scarta Maradona. Quindi io dopo quello che l'ho pagato Maradona, mi è costato mezzo club, mi è costato. Cosa l'hai pagato? Perché è uscita la sfida di Maradona a momento prime. Hanno fatto 3 sfide 89, 3 sfide 88, 3 sfide 87, 3 sfide 86, 2 sfide 85, 2 sfide 84. Avevo un club, ma ho iniziato a dare come un ludopatico di tutto e di più. Mi sono pulito tutto. Sono rimasto con 5 giocatori, con la squadra e basta. Solo con la squadra sono rimasto per fare Maradona. Dopo di questo, poi no, la cosa più assurda. Immagina quante sfide avrei potuto fare, mi escono il giorno dopo
la sfida Moment Prime, il pacco Moment Prime ripetibile, che lo potevi fare quante volte volevi, con quattro sfide. Avevo No. rosicato in un modo assurdo. Sarei fatto 5-6 ai con Prime, no? Moment Sì. Prime. Magari usci pure Maradona, no? In una di quelle. Lato. Invece no. Boh, come fa sto austriaco? Secondo me perdiamo troppo tempo, dobbiamo tirare di più e rischiare. Ragazzi, il problema qua non è rischiare, il problema è che l'Austria è scesa in campo leggermente più sveglia, perché aveva chiuso il primo tempo che stavano solo difendendo, 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 e se andavamo avanti così, meno male, secondo me il gol entrava. Mo invece li vedo che si sono resi conto negli spogliatoi che cazzo stiamo facendo, sono scesi in campo con un po' più voglia di giocare. Mister Jack, ti rispondo subito: la guerra o fredda o calda è sempre una guerra, e la guerra è morta. Yeah, viva la pace! Che domande impegnate, oh, Mr. Jack. Ah, ma tu ne A me mi chiedono di geopolitica, dici, ma tu fai FIFA? Proprio mi chiedono di geopolitica. Che poi, capito, l'hai trovato il soggetto, no? Acculturato a cui chiedere, capito? Ci fa queste domande a chi le aveva fatto, Tony Tupo. Gran Sì, non visionario, ha gran luminare. Adrian Fartade, cioè. Bravo. Allora, come faccio ad abbonarmi? C'è il tastino abbonati, lo puoi fare anche a 1 euro con il credito telefonico che Google lo permette, quindi vai, che se mi piace. Non lo so perché mi ispira questa azione. Vai. Oh! Il tuo giocatore icon preferito oltre Maradona? Allora, Lollo, il mio Io. giocatore icon preferito è Ronaldo il fenomeno, se parliamo di FIFA. Non è Maradona, perché Maradona c'ha tre piedi deboli e non è utilizzabilissimo. Quindi Certo. poi, cioè, ti potrei fare la lista: Ronaldo il fenomeno, Zidane Moment Prime, poi Eusebio Moment Prime, poi Pelé Moment Prime, poi Maldini Moment Prime, poi Maradona. Maradona su FIFA purtroppo è inutilizzabile. Maradona è per l'affetto. Certo. Ma su FIFA, ahimè. Tony, pensi che passa il Portogallo o il Belgio? Ma ragazzi, scusa, stanno giocando adesso in contemporanea? No, non credo. Penso che un po' gli ottavi li fanno sempre se ha giocato alle 18 qualcuno e doveva giocare mo noi alle stasera. Proprio tra Portogallo e Belgio, voglio il Belgio. Troppa una corazzata il Belgio. Poi con Lukaku. No, è proprio Lukaku, completo in tutte Lukaku, le parti il Belgio. infatti stavo dicendo Lukaku, De Bruyne, Mertens, ma no, ce ne hanno di giocatori, Vertonghen, tantissimi hanno di giocatori forti. Alderweireld, là, come si chiama? Quello di Alderweireld, Alderweireld. sì. I due Hazard, i due fratelli Hazard. Hazard, è vero. No, è troppo completo il Belgio. In Portogallo sì, c'ha Bruno Fernandes, c'ha Ronaldo, ce ne ha dei giocatori validi, ma in difesa il Portogallo fa abbastanza sorridere. Ma che tra l'altro ti dirò, Bruno Fernandes, Premier da paura, ha giocato. Quando il Milan ci ha giocato contro in Europa League, non è che ha fatto tanto, eh. Sono Guarda, quello contro forte. le italiane sembra proprio di giocare tutta Sempre. un'altra Ma cosa. Sono sempre le giocatori che inglesi, sembrano fenomeni, ma poco contro eh. Sì. le italiane. Eh sì. Che ne sai tu di un campo di grano, ti scrive Alex. Poesia in un amore profano, Alex. Alle 18 ha giocato Galles Ah, Danimarca e ha vinto la ecco. Danimarca. Ah, Ah, ecco, ok. vedi. Alza, lui è contento Rubino. Ha detto Rubino che si è giocato 100 euro, vittoria dell'Italia e vittoria della Danimarca. Quindi no, già uno l'ha presa. Il gran David Rubino, anche lui ludopatico. Bravo, David. Dai, bravissimi. E domani chi gioca, raga? Secondo me se perdiamo non è meritata. No, stiamo giocando meglio. L'Austria sta facendo una Oh, partita. L'ho no, ma vista proprio male. Cioè, raga, ma parlo, ve lo voglio dire. Mi sembra che è Verona-Juve, ah! Cioè, abbiate bontà. È vero che può vincere il Chievo, però magari l'arbitro, capì?
arbitro che è in inglese, tra l'altro. Sì. Domani chi gioca la Francia contro? Secondo me potrebbe vincere no. l'Austria. È favorita. Zizzo. Oh! Oh! Ma no. Nominalo tu perché io non posso. Donnarumma! Donnarumma! Ma no, quanto è un coglione Donnarumma, mamma mia. Veramente quanto è un coglione. Oddio, 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 oddio! Lascia il Milan così, a proprio un coglione. Guarda, ma te lo dico proprio da tifoso esterno. Eh no, io non posso parlarne, Dani. Lascio parlare te e annuisco e basta. Io non posso dire niente. Un coglione completo. No, ma guarda, come... Tu i soldi che guadagni al Milan, ma dove cazzo li vai a guadagnare? Cioè, mo il PSG, ok, ma secondo me c'è sta qualcosa sotto. Ma sinceramente, ti strapagano, ti danno la fascia di capitano, sei il simbolo. Ma per cortesia, guarda Maldini che oggi comanda lui a Milano, no? Ha dato il cuore a quella squadra, oggi però vedilo a Maldini, no? Certo, ma altre, perché ci sono cose... No, ci sono cose che non. Ci sono cose che non puoi quantificare in denaro, capito? E poi c'è 22 anni. Cioè, per prendere 10 milioni, 12 milioni avevi comunque tutto il tempo. Sì. Ma poi sai che cosa dico sempre io? Ma a un calcio. Oh. Da che buona. Ma guarda il signo, guarda solo. Dai. Vabbè. Tira. Non ne faccio più. Fallo. No, arbitro. Dai. Indraci tosto. Dicevo, no? Quando guadagni 10 milioni, guadagnarne 10, guadagnarne 11, quel milione di euro all'anno, che differenza ti fa? Niente. Cioè, io quello che mi fa incazzare, perché... No, oh mio Dio, mio Dio. Arnautovic ha segnato. La fa la storia, non è? Ma dobbiamo taggarli. No, vabbè, raga, questi qua fanno un'azione decente e segnano pure. Io non ce la posso fare. Non molliamo, dai Italia, ce la dobbiamo fare ragazzi, dai. Purtroppo ragazzi, 1-0, stiamo perdendo 1-0, ma non si molla niente, non è ancora finita e non demordiamo. Proviamoci lo stesso. Annullato! Cosa sta succedendo? Li annullano? Eh? E c'è fatta la storia, Spe! No! No! No, meno male che non l'ho fatta allora! Aspetta! Oddio! Come la tolgo? Prima che la vediai senza me la di condividere che... In alto a destra. Okay. Ok, cancella! Se non si pubblica non la posso cancellare, che sfiga! Madonna. Basta che chiudi l'app di Instagram, dovrebbe andare via. Regà, annullato o no? Che non ho capito. Annullato? Bella, niente, bene. Bene. Storia inutile, siamo contenti così. Godo. Ma per cosa? Per fuorigioco? Vediamo. Vai, io Tony, ce l'ho fatta giusto, dai. Fuorigioco di 2 mm. Mamma mia.
quanto mi è rimasto di batteria? 43%. Vai, vai, vai. Oh, no. Fuori. Veramente è una fregatura tremenda, guardate. Era proprio una fregatura, dai. Italiani, e come a Caponetto, Dio è con l'Italia contro l'impero austro-ungarico. Olè! No, io c'ho quello lì, come si chiama? Barbero si chiama. Marco Barbero, quello che parla di storia. È uno che parla di storia, comunque. Sì. Ma siccome amo i podcast, no? Metto lì video di un'ora, due ore. Allora mi sento lui che mi parla della prima guerra mondiale, dell'Italia a Caporetto contro l'impero austro-ungarico. Mamma mia, che mi casa tremendo. Vado per fortuna, voglio. Per fortuna. Dai, Italia, dai. Oh, vai. Ciao, Avellino Calcio. Dai, in mezzo. No, non mi lagga. Io sto a 68 e 16, mi sa che sei molto più avanti. 27 sono io, 10 secondi. Anzi, allora aspetta, li aggiorno, dai, troppo. Ah, ok. 68 e 32. Dai, non lagga. Ma poi tutto ciò, attivo sta cazzo, dove fai molto bene. Ragazzi, secondo me Spinazzola è tanta roba, secondo me è sottovalutato. Sì, anche secondo me Spinazzola è forte, C'era il fuorigioco Arnautovic, dai che lo fai nel prossimo europeo. Gli Arnautovic danno a parare con Murata a te. Il bambino mi esulta grande. Io vorrei dargli un po' come professore di storia. Io vorrei il posto da professore, così tengo stipendio fisso a fine mese, se grazie di mi pagano pure i contributi, non pago manco le tasse, sto a posto. Sono appena arrivate, tra l'altro. Madonna, a me ancora no, per fortuna. Ma tanto, mo che arrivano, vado con le carte fuori da Equitalia e faccio: quando sei arrivato ti stavo aspettando con due occhi più belli del mondo. Sì, perché la gente con il posto fisso, no? Così la gente non lo sa, ma per chi ha partite IVA come noi, ragazzi, questo è il... È un momento tragico dell'anno prima di andare in ferie. Madonna, veramente. Oddio, dai, che bella! Dai, Ciro! No! Ciruzie. Sei avanti tu adesso, com'è possibile? Perché ho riaggiornato. Ciruzzo! Dai, monti di quel secondo. Sto a 70 e 16. Vediamo io. E a me si è bloccato, pensate. Che proprio bella, questa non la vedi a nessuno, ragazzi. Cioè, noi stiamo facendo la live per Hisense, teniamo due televisori Hisense, 40 pollici, ci stiamo vedendo sugli schermi PC. Tanto per Marco Materazzi ha appena fatto la storia con televisore, noi proprio. Dai, io devo dire, se arriviamo in finale, voglio Marco Materazzi sul live sul canale. Con 20 spettatori, però. Esatto. Ronaldo lascerà la Juve. Il biondo di Mancini io non l'avevo mai notato. Si è fatto il ciuffo biondo davanti ai capelli. Sì, sembra tipo c'è un supereroe che c'ha il ciuffo così, adesso non mi ricordo. Dai, ragazzi. Guarda giù. Non guardare giù, guarda su. Bravo. Locatelli, ti è andata bene una volta, non è che adesso devi continuare a... Sì, però potevo guardare giù, Ronaldo lascerà la Juve, sì ragazzi, già pronto il contratto con il Napoli, già è pronto. Scambio Mario Rui Ronaldo e la Juve ci mette di vicino 10 milioni alla pari. Dai! La re! È un terzo, ha fatto. No, tiro a giro quarto questo, No, il terzo. Terzo.
Mannaggia morta, però, ya, non puoi sbagliare così, Lore. Ma sembra la stessa cosa. Sembra la stessa cosa. Cioè, dico io, tu giochi di là, sinistro non è che sei fortissimo, però se provi la botta di sinistro, di prima, cioè là segni, sai perché? Perché né il portiere, né i difensori dicono di sentire sinistri, su se l'aspetta. Capito? Vero. Rimane bloccato, il portiere dice che è successo? Tira ogni tanto con il suo sinistro. Bella Matteo! Ciao Matteo, grazie. Dai ragazzi, 4 like, arriviamo a 200 mi piace. Dai, 200 mi piace, siamo in un pitch. Da 30 diventiamo 3000. In un secondo proprio. Io poi noi avevo fatto pure il titolo Italy vs Austria. Ho detto così magari più internazionale, su YouTube se la trova. Poi manco il tempo di fare la miniatura. Ci ho fatto la miniatura orribile, scena sta cercando un'immagine su Google. Proprio la volevo fare andare male, sta così può dire. Il record storico sul canale del Milan l'abbiamo fatto con Paolo Maldini. Immagino. Quanti eravamo? Fatto 10? No. 28.800 persone. Madonna. Io a un certo punto, cioè, perché lì c'è tutta la regia. Oh! No, Austria, Dai, su. Ma questi qua devono arrivare qua a rompere a noi, oh. Vediamo. Ya, per cortesia, alzati da terra, non rompere le palle. È lui che si è infilato sotto, guarda. Infatti. Guarda. Non vorrei che però gli guardano che gli ha dato la gomitata. Quella gomitata. Via, andiamo, sì. giochiamo. Va a vedere al VAR? No? No? Stanno a fare il check VAR. Però non è uscito sotto. Ma loro stanno dicendo a microfono là se il caso non è andato via. Sì. La cerbi, sta a posto. Cosa c'è? Fuori gioco. Fuori gioco proprio. Madò. L'ha toccata, no? Fuori gioco loro. Ma perché sennò gli dava rigore? Gli austriaci non donde schass un cazzo. Madonna, ma potremmo soffrire contro l'Austria così, quando acchiappammo un bel già a Spagna, che fa? Dai. Ma quando dobbiamo riprendere quello di quando cazzo segniamo? 120esimo. Questa vai supplementare. Dato che stiamo facendo una grande live, ci fa 4 Instagram stories. senso. Così mi sfrutta di più a fine primo tempo supplementare. No, è vero, non ci avevo pensato. No. Chiudiamo. Ma poi per ogni gol gli avevamo detto, no, ai rigori. Poi eventualmente, rigori come funziona? Che non fa neanche tempo a caricarla perché c'è il rigore dopo. No, non voglio di soffrire fino ai rigori. No, ma non esiste. Mola, dobbiamo prendere sta partita per. Se deve essere come quella contro la Germania, voglio gol all'85esimo e gol al 90esimo, fanculo. Così la dobbiamo fare sta partita, dai. Tony Tubbo, come ti ha taggato Materazzi? Ci conosciamo da tempo io e Marco. Perché lui l'ha taggato, anche me mi ha taggato ma ha sbagliato.
Ci conosciamo da tempo, io e Marco Materazzi, siamo carissimi amici. Anzi, aspetta, Tony, che faccio una cosa. Sai cosa faccio? Vado là, faccio lo screen e Bravo, bravo! Riposto te e lui, così almeno magari capisce che ha sbagliato. Che poi, capito, ha messo il tuo tag sopra il mio. Quindi se non è neanche il fatto che ha sbagliato, cioè è strano. Come proprio se non ti ha trovato, o ne ha trovati più di uno, non sapeva chi tagga. No, secondo me sai cos'è? Vedi che c'è la L maiuscola. Oddio, allora. Oddio, oddio! No, Insigne! Perché? Ah, pure fuori gioco. Ah, dici per la L maiuscola, forse? Penso, non lo so. Tony Dubbo, fai una nuova canzone. Io c'ho proprio lo spirito artistico nelle canzoni, ragazzi. Ciao Rosaria Borrelli. E la birra sta finendo e Tony Dubbo sta impazzendo. E se voi non vi abbonate, Tony Dubbo fa partire le sclerate. Questi cani che rompono i coglioni. Ma di brutto poi. Hai visto? C'è proprio una sedia. Cioè qua ogni mio vicino di casa ha un cane. Io sono fuori luogo perché non ho il cane. Come? Ti senti escluso perché non hai il cane. Non sei di nostro, non sei di quartiere. Io. Quartiere di campagna. O hai il cane o non sei niente, però. No, perché poi tutti mi dicono, tu sei di Napoli, io abito a 30 km da Napoli, capito? Immagina tra Napoli e Avellino, cosa ci sia in quei 50 km da Napoli e Avellino, no? Le campagne proprio. Certo, di tutto. Bravo, io abito proprio in quelle campagne là, capito? Nella famosa terra dei fuochi, quella dove sotto ogni campagna c'è tipo, capito, c'è scuole radioattive, poi escono i pomodori di 12 kg. E dici, è andato bene i pomodori quest'anno. Guarda il quant'è. Pomodoro che parla. Esatto. Guarda il mio pomodoro, c'ha cioè la soleria. Dai. Luigi ti dice, Tony, io non mi abbono perché non tengo una lira. Vabbè, non abbonarti fa niente, ragazzi. Una lira e mossa l'euro. Eppure per quello è perché non ha. Hai cambiato moneta, è un po' che abbiamo cambiato moneta. Appunto. Oddio, uno del mio paese ha ritrovato quando ha fatto i lavori a casa di suo padre, no? Allora, tipo questo qua butta giù la casa, no? Per ricostruire. Sì. Butta giù la casa, da dentro a un muro escono una cosa come 100 milioni a 100.000 lire. A lire, in lire? Che loro non sapevano che il padre se n'era murati i soldi. Non ci credo. E non le hanno, come ho capito, non le ha potuto neanche cambiare, però ha fatto una richiesta alla Banca d'Italia. Sì? Gli dovrebbero forse dare un qualcosa, però... Allora, fino a, adesso non mi ricordo più che anno è, fino a un anno, la Banca d'Italia ritirava ancora la lira. Non però so se... poi dice che non li ritirano più. Non so se tipo forse era, sai che forse era il 2020. Era da fino all'anno scorso che ritiravano e te la cambiavano con il cambio 1936, con il cambio 1,27, esatto. Due palle così per impararlo, quel cazzo. Sì, non mi ricordo. Io ho preso un'inchiappettata. Si trova 100 milioni di lire, che poi 100 milioni di lire suonano tanti, no? Sembra chissà che ha trovato, sono 45.000. Sì. Sì, che poi i 100 milioni di lire magari degli anni 80 ci compravi una villa e mezza. Adesso con 50.000 euro qua a Milano non ci compri neanche il box. E no, non Milano centro, vabbè, io abito in provincia, quindi vabbè, qua costano molto meno. In zone non centrali di Milano un box sta intorno ai 60-70.000 euro. Box, Box out, madonna. Sì. Infatti la maggior parte delle persone non hanno neanche la macchina. Vabbè, se vivi in città sì. A parte che proprio tutte le ZTL che ti fanno, ti conviene male. Io quando venni a Milano con la macchina mi intossicai, presi due verbali.
perché andavo nelle zone dove non potevo andare, non lo sapevo. Vabbè, tanto poi 80 forse o 120 di multa ZTL. Dai, dai, dai. Sincero non me lo ricordo, però sì, più o meno sì, una cosa del genere. Oddio, 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 no. Cazzo, si chiudono a Dai, riccio. raga, facciamo sto gol. Che io e Tony abbiamo da fare, non possiamo stare qua altre 40 minuti. Vai, 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 vai. Metti in mezzo, metti in mezzo. Ma che cazzo mo fa figurina panini mo Ma fa? Scià miseria, mo ne fa figurina panini, volevo fa. Allora, sforbiciato, ma sto pepette, chiama una botta come se non ci fosse un domani. Se ti rubano i soldi dalla banca, dal tuo conto, cosa succede poi? Chi non dice che stanno i soldi dal mio conto? Stanno i numeri, quindi come li levo i numeri, me li rimetto. Cioè, ormai con le banche non è più problema. Dice, quanto hai sul conto? Che ne so, c'hai 100.000 euro, dico una stronzata, magari. 100.000 euro, dice, ah, adesso sono 1000, cioè, come te li rubano? Sono numeri. Cioè, Esatto. se li bonificano da un'altra parte, nulla bonifica, fatto. La banca mi si paga un bollettino di 10 euro, mi manda 8 messaggi, 4 email, 7 SMS. Sì, Figurati assurdo. se Sì, sì, sì. posso rubare qualcosa dalla banca ogni Segna giorno. chiesa adesso. Addio, l'avete capito che se li pressate, basta questo di reagire tutto, cazzi, sì, come fai già? Oh! No! Ya, l'ho detto prima, come contro la Germania, 85esima e 90esima. Anzi, no, questo ottavo di finale dobbiamo fare come nel mondiale del 2006, come contro l'Australia, rigore al 90esimo. Non abbiamo Totti che batte, però. Qua Invece lui probabilmente batte lo Insigne. tira Insigne, forse. Sì, in caso di rigore penso che è lui rigorista. È stanco Insigne, eh? Guardalo come corre. Tony, a me la banca non mi sa proprio. Allora vedi che sei ricco in realtà, eh. Tu non lo sai, ma se non hai dichiarazione dei redditi, non hai la È vero. banca, se sei ricco e non lo sai, abbi bontà. Ti serve solo una bella residenza in un paese estero, un paradiso fiscale, ti intesto la Tony Dub SRL se vuoi, te la vengo a intestare proprio, ti faccio amministratore unico. Dai, dai. Ci vuole un gol alla Thomas contro l'Ajax. Contro l'Ajax. Madonna. Adesso arriva Matteo, adesso arriva. Io qua ci vuole un gol alla Pippo Inzaghi, con la punta in mezzo a sette persone, non sai manco tu come ha segnato. Oh, occhio, Che cazzo vuole occhio, occhio. fare Occhio lui? Alaba. Dai, mura, mura. Tony, tu puoi capire con te se è una cosa così sparagnam. Cosa vuol dire? Vengo a vivere con te? è arabo, non ti preoccupare. Non è così, se è qualcosa risparmiamo. Ah! Sì, deve essere in Sardegna. Io no, l'unica regione d'Italia dove non ho mai messo piede è la Sardegna, l'unica. Sono stato ovunque, in tutte le regioni italiane, tranne la Sardegna. Io Tradizione sì, io pura. sì, io sì, ragazzi. Ciao Giovanni, tutto bene? Mo ci vuole il gol di Donnarumma. Ah. Ci posso credere che stiamo 0-0 contro l'Austria? Io non ci posso credere. No, supplementari no, dai. C'ha di due storie supplementari, capito? Dai, forza! Guarda che se lo fai al 90esimo chiudiamo tutto in un Instagram Story, se ci fai pure più con te. Esatto. E abbiamo finito, va. Bravo, ma ci fai il gol e poi fischio finale, perfetto, vai così. La nostra richiesta l'abbiamo fatta. Bravo!
Oh! Dai! Oh. Mettiglielo! Ah, no! Era quasi, quasi perfetto. Nostra, nostra! Dai, 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 veloci, 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 veloci. No, guarda sta chiavica, come cazzo si è buttato. Oh, le sta prendendo tutte quello lì, eh. Quello lì è fortissimo, il centrale quello lì le sta prendendo tutte. Quando non te lo aspetti, sti difensori austriaci, ha roso sciuto. Ah. Ma Belotti ha il guscio. Forza ragazzi, noi ci crediamo. Adesso ragazzi, adesso il gol. Così io e Tony facciamo solo una storia e abbiamo finito. Adesso, adesso. Dai, dai, dai. Fino alla fine noi ci crediamo. Fallo. Dai, 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 non ti fare indicare. Ah, se pure fanno loro. Ma come contro? Ma che è, sta fuori. Ah no, è nostro. Ah, ok. Tony Rubo, storia Instagram. Tengo il telefono con la batteria al 39%. Fai la persona seria, signor Italia. Mi raccomando. Buone le tifose austriache. Voglio vedere l'Ucraina allora. Là vale la pena. No, no, i supplementari no. Ciao Attilio, così pochi spettatori. Raga, stasera va così. Va bene così, dai, fa niente. Non torno mai. È due ore che siamo qua, fa niente. Di sostituzione, cioè guarda chi si Baumgartner Schopfs, cazzo sono sta gente, Christopher Baumgartner, ma che cazzo ci facciamo battere, io non lo so, cioè questi se vincono, capito, da chi cazzo siamo fatti battere, dai, buttiamo un pallone dentro, vai giù, forza forza, vi prego, dai Italia, dai Italia, Italia. No cazzo, gol pure. 5 minuti, perfetto. Adesso ragazzi, adesso gol, adesso dai. E siamo tutti contenti. Ve lo ricordate il grandissimo di Natale, come no? Fortissimo. È come lo scudo. Il grande Totò di Natale. Mosi ci siamo Totò. E mi aspettavo 300 spettatori. Oddio, pure io non è che mi aspettavo di meno, però ragazzi, che devo fare? Il più di attaccare la storia, ci fate pure Instagram Stories. Oh! Oh, ma perché? Perché non è rientrato? Ah, fuori gioco. Perché è un coglione, insieme su queste cose, te lo posso mettere per iscritto. Perché è un coglione. Rientra sempre. Allora, Insigne è il calciatore che se lo studi è il più facile del mondo da marcare. È una cosa allucinante, fa sempre gli stessi fa sempre le stesse cose. Se te lo studi, è il giocatore più facile al mondo da marcare. Cioè, immagino un difensore che deve marcare Insigne a uomo, dice già so che devo fare tutti i 90 minuti. Tony Chiara di Twitch mi ha accettato la richiesta su Insta. Se l'Italia 2006 quando avremmo vinto? Ragazzi, questo è come il quarto di finale contro l'Australia. Rigore al 95esimo. Lì, ma ve l'ho detto. Rigore al 95esimo. Segna e fischia. Via. Luca scrive, ti tocca fare anche i supplementari con 30 spettatori. Hai capito, Luca? Lascia perdere, va. Non girare il dito nella piaga. No, però l'ho detto, Lorenzo era invitato a ottobre, avanziamo un po' di più, pure perché poi faremo parecchi talk di calcio, a parte che io farò parte poi di un talk di calcio dove magari farò invitare anche Lorenzo,
sul canale di un mio amico David Rubino. Non so se sì, lo conosci. Sì, sì. Sì, sì. Non lo conosco personalmente, ma lo so chi è. David sta organizzando un salotto di calcio da far partire a ottobre. Ah, bello. E io farò il tifoso napoletano, così. E magari qualche volta faccio... Volentieri, volentieri, volentieri. Almeno David e Fabio, gli spettatori, Tony Tubo, se a ottobre FIFA non esce buono, arriverai quest'anno. È l'anno della calata, voglio... Dai, raga, facciamo sto gol, 3 minuti. Forza, forza, forza. Che palle, no, non andiamo ai supplementari, vi prego. E poi i supplementari non sono golden goal, quindi si fanno tutti. No, 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 minuti. Tutti e 30, tutti e 30 minuti. Mm-hmm. Dai, adesso, vai adesso. Dai, vai che ti vedo bello forte, vai Insigne, dai! Vai, Lore. Dai. Cambia fascia, non più cambio Lenzini, cambia fascia, bravo, bravo, cambia... però non cambia fascia. Chiesa non, Chiesa non ha ancora fatto niente, non ha ancora fatto. Dai. Adesso da fare il gol. Sarebbe perfetto, perfetto. Rigore. No, punizione, è bravo. Vediamo. Matteo, mo contatto in aria, rigore. Questa va come contro l'Australia. Ma voglio veramente, se segniamo con rigore al 95esimo, vinciamo l'europeo. Questo è come il 2006. Ma lo sai da qua? Perché no? Dici? Guarda, sinceramente, perché no? Perché no? Saluta Francesco Petrone. Ciao Francesco Petrone. Dai, un bel gol adesso, ragazzi. Sarebbe perfetto. In tutto e per tutto. Io ti posso già dire che secondo me non segna. Sai perché? Noi quanto stiamo indietro. Vai. No. Cioè noi quando stiamo indietro. Ah, certo, perché sennò l'avrebbero già scritto loro. No, al di là che l'hanno scritto loro, ma io qua con tutti i vicini di casa, secondo me si fanno un macello qua attorno che... Supplementare. Adesso con i supplementari ci sta a parlare delle piramidi. Bravo, sì, dobbiamo chiedere un supplemento di prezzo qua. Tony, dobbiamo fare la storia. Ragazzi, e dopo 90 minuti non c'è ancora un vincitore. Mannaggia, mannaggia. Però, sinceramente, stiamo giocando bene. Ci manca quello spunto in avanti. Speriamo che almeno in questi supplementari ce la facciamo. Dai, forza Italia! Ecco, ho chiuso tutto in una storia. Perché vaffanculo, non rombo cazzo per due storie. Ma senza sport, senza Italia. Upgrade squad. Lo taglio pure a Marco Materazzi. Facciamo una gif simpatica. E non sono bastati neanche 90 minuti per decretare il passaggio del turno. Continuiamo a crederci, speriamo in questi supplementari, speriamo di chiuderla prima dei rigori. Stiamo concedendo troppo, è vero, ma soprattutto non siamo cattivi in area, ragazzi, è quello che fa male. Non abbiamo quella cattiveria agonistica, quella cattiveria che ci vuole quella cattiveria sotto porta, nel cercare il gol, nel cercare la vittoria. Siamo troppo molli, subito cediamo, è vero, porco due. Ah.
Mannaggia la miseria, voglio, dovremmo fare qualcosina in più, però speriamo bene, speriamo bene. No, voglio, io l'incubo rigori non ci voglio proprio pensare all'incubo rigori, eh. No, vi prego, i rigori no. Non ci voglio proprio pensare ai rigori. Cioè, guardate le statistiche, raga. Cioè, non so se mi spiego. Guardate le statistiche. Stiamo giocando solo noi, porco pure. Cioè, oddio, non è che loro non stanno facendo niente, però dai, più possesso, più tiri. Tony, io sono 2 ore che non fumo. Se vado a fumare una sigaretta... Sì, vai, tranquillo. Arrivo, aspetta. Vai tranquillo. Vai tranquillissimo proprio. Anzi, già mi sono fumato 7 sigarette, quindi... Manca lo spunto del 9, è vinta Tony, Vabbè, siete ottimisti, mi fa piacere. Io sono un po' meno ottimista. Un poco meno, ragazzi. Mamma mia. Sto strasudando. Allora. Questa partita è promossa da EA per rappresentare la partita media di Weekend League. Questo mi è piaciuto. Allora, a livello fisico sono più forti, effettivamente. Sono proprio ma visto i centrali, i cazzo di centrali. Madonna santa, oh, non li superi per niente. Sono una cosa allucinante i centrali, veramente, voglio. Mamma mia. Che partita. Abbiamo fatto cagare. Vabbè, non è ancora finita, voglio. Non ci abbattiamo. Però certo che una squadra che fa 9 punti nel girone, poi arriva agli ottavi contro una seconda, che è una seconda del girone, che non ha tutti questi fenomeni, e fa la partita da 0-0, ma mannaggia la miseria. L'arbitro ha fatto un po' di errori. L'arbitro ci ha salvato con quello fuori gioco, perché là se il gol di Arnautovic entrava, capite che stavamo fuori stasera, eh. Quindi lasciamo sta. I rigori diseccano mentalmente. Ah, è tosta, va giù. Tosta. Stasera è veramente dura. Speriamo bene, va. Non lo voglio proprio pensare al peggio, perché sinceramente dopo quello che abbiamo fatto non ci voglio proprio pensare. A un europeo buttato nella merda così, voglio. Ci voglio proprio pensare. Veramente ci voglio pensare. Madonna santa, sto computer! Mamma mia, mi tira le laggate che fanno paura. Ma che palle! C'ho il PC che mi tira le laggate, capì? Inizia le supplementari, già stanno iniziando? Oh, già sono iniziati. Oddio. No. E dai, non rompere il cazzo, parti. Madonna, sta solo vedendo il cellulare, faccio. Cioè, io sto facendo una live per iSense. No, mi sto vedendo la partita da cellulare, pensate un po'. Il fatto è che l'Austria si sono messi 9 dietro a difendere con la prestanza fisica ripartendo. Giustamente non si possono avere molte occasioni. Però noi teoricamente con il palleggio che dobbiamo fare ce li saremmo dovuti letteralmente divorare, capito? Feula. Quello è il problema, ce li saremmo dovuti divorare, invece no, siamo qua sullo 0-0 bloccati con un gol fatto dall'Austria annullato.
Sono tornato. Oh, K. Sono partiti qua intanto, eh. Sì, ah, già, è vero, qua, 91, sì. 91esimo, eccoli là. 91.39, quindi una fino al 105. Dai. Loro a livello fisico sono così. Più forti. No, Mr. Jack ha scritto loro a livello fisico sono più forti, sì. Però corrono di brutto, sembrano l'Atalanta, sembrano. Madonna, veramente. Guarda, forse pensandoci è la squadra peggiore che potevamo beccare, perché sono veramente troppo fisici questi qua, troppo fisici in confronto a noi. Paradossalmente la Spagna era meglio. Sì, è vero. Vero. Meno grossi. Dai, cambio gioco, vai, giochiamo. Palleggiamoli in faccia a questi. Superiamoli tecnicamente. Che potevi fare? Poi l'arbitro inglese che sta arbitrando pure fischia proprio quando si spezzano le gambe. Per darti insegne che non sono altissimi, eh sì. Dai. Bello. Bravo, dai. Dietro. Che minuto stai, Lore? Sto aggiornando infatti perché ero indietro. Vai, Ciro. Lorenzo, ho sentito i vicini esultare? No? Anche io. Quanto cazzo stiamo indietro, porco due? Quanto cazzo stiamo indietro? Cioè io sto al 94esimo, ancora non vedo niente. 94.05. Come cazzo l'abbiamo fatto? Io sto proprio indietro. Finalmente, sì. Vai. Che ha segnato? Bello! Oh. Yeah! Bello, Chiesa, bello, vai! Vai, Chiesa, vai! Vai così, vai! E andiamo, ragazzi, andiamo! Salite sulla giostra! Va così! Mo me condividerai senza che mo faccio follower, noi si condividi. E de gol, Chiesa! Andiamo, ragazzi, adesso tenere durissimo! Bisogna tenere durissimo, dai, ragazzi, dai! Porco due, io mi sto dimenticando ogni storia di fare aggiungi partner brandizzati. Bel gol, ha fatto un bel gol Chiesa, voglio. Ha fatto un bel gol veramente. Grande chiesa. Come te l'avevo detto che ce lo spoileravano, Lore? Mo però dobbiamo tenere 20 minuti così, eh. Dobbiamo tenere 20 minuti. Oh, te l'avevo detto, Lore, che ce lo spoileravano. Cioè, io sono i miei di casa un minuto e mezzo prima. Vabbè, fa niente. Oh, boh, raga, quello che dovevamo fare io e Tony l'abbiamo fatto.
No, io come il coglione mi sono dimenticato di taggarli come partner commerciali nelle storie. Ah, anch'io, no, è vero. Vabbè, fa niente, fa niente, fa niente. E un mo mi è venuto in mente, perché quando metto lo swipe up mi viene in mente. Vabbè, vabbè, fa niente. Di Essence Sport ci parlo su Instagram, mi scrive, mandami i dati, gli mando sempre a mano, gli faccio io gli screenshot e gli mando. Dai, dai, dai. Ma mo la domanda era, anche se è un po' brutto da dire, ma dato che i vicini spoilerano il gol, nel caso in cui l'Italia me lo prendesse, li sentiamo bestemmiare. No, però se non ce lo scrivono in chat, in teoria no, non, i vicini non li sentiamo. È stato bravo Chiesa. Oh. Bravissimo, veramente qua, mamma mia, che cazzo si è inventato. Raga, ma questa era così, andava sbloccata con un colpo di genio. Il singolo, se no non la sbloccavi proprio due. Guarda Vialli come si è abbracciato a Mancini. Pensare quei due insieme, che cazzo avevano combinato, no? Veramente. Che coppia d'attacco Vialli Mancini, madonna. Oh, ragazzi, adesso arretrare, ma non troppo, e controlliamo. Figa, siamo arrivati quanto? Un minuto e mezzo dopo noi. Ah, sì. Oh. Io mo sto a 97,52. Anch'io, 51, 52, 53. L'avevo detto, ma lei è un grande, signor Antonio. Oh, oh. Bravo! Chi è quello lì? Spinazzola. Però mo tu 1-0 in vantaggio non ti puoi far sorprendere 3 contro 2 in difesa, No. Porco 2, non puoi proprio. Dai. Tutto in cielo, vai, vai, vai. Dai. Ah, hai capito cosa ha fatto? Il terzino ha stretto il terzino loro ha stretto perché pensava che la passasse centrale e ha lasciato. Uella, ciao. C'è rimasto male l'austriaca. Si soffrirà fino alla fine, Luca. Sì. Ah, guarda, non è detto, perché adesso mo col fatto che l'Austria si deve sbilanciare. Non ti credere. Il fatto che si deve sbilanciare, se siamo intelligenti. Dai, io però 50 milioni di euro per Belotti quando li vedo fare queste cose che non riesce a stoppare la palla. Dai, dai, di ripartenza, ragazzi, dai. Vinciamo la sta partita. Ci sta, ci sta. Guardalo lì, tutte le volte che lo vedo non riesco a non pensarci. Vai, comunque. Vai. Oh. Buono, 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 vai, vai. Calma, Chiesa, calma. Forza, ragazzi. Così dobbiamo stare noi. Non così indietro, però, perché sennò rischiamo. C'è che abbiamo in panchina qualcuno veloce da mettere dentro? Beh, in chiesa è veloce. Oh.
Via, via. No. Bravo, bravo Donnarumma. Dai, 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 ce la portiamo, dai, se giochiamo così, forza. Anzi, se dobbiamo buttare subito dentro il secondo e dobbiamo chiudere proprio la questione. Ah, non fa adesso proprio. No. No, perché li dai. Li dai forza loro quando sbagli ste cose. Eh sì. Se muoio il pallone ce l'hanno sempre loro, è tosta. Bravo. Acerbi? Acerbi non è male Bravo. come difensore centrale, No, c'è il bisino. Andiamo, andiamo. Belotti eh? vale Lui. 50 No, vabbè, raga, 50 euro no, però cioè, non vale i soldi che. Oh! Vai, 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 mo c'è campo. Mo, 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 Non sbagliarla, mo, mo, non sbagliarla, non sbagliarla, riprendi. non sbagliarla. Fallo! Ho capito però, Belotti, però non si butta via così un contropiede. Dai! Infatti io poi stavo pensando, ma non esultano. Ormai questa cosa Sì, influisce esatto. troppo su di me, Esatto. capito? Fai Bisogna finta se ti mettere sento. il Dai, questa silenziatore. munizione non è. La vedo nera. Guarda Matteo, come guarda sei come mia se ne si insignia. tira a giro. No, però il tiro a giro questo è il quarto, quindi non è. È il quinto, niente. È il quinto questo? Oh, questo è il quarto se lo fa. Se tira lui è il quarto. Sentiamo, basta sentire i vicini, tolgo un attimo le cuffie, se i vicini Dai. esultano perché. No, raga. Ma che c'è Nasone lì? Niente, no, non esultano i vicini, niente, quindi non è gol. E se invece avessimo segnato e sono più pagati perché dicono ok, abbiamo fatto 2-0. Potrebbe anche essere. Abbiamo vicini pacati, non lo sappiamo. Sì, ciao, i miei vicini scoppiano le bombe a mano quando. Qui qua a Napoli, qua a Nola. Oh! Quasi lo faceva! Ma quello è così, il quarto, hai capito? Perché si avvicina parecchio. Ho sentito esultare. Io non dico niente, sento solo però sono onesto, me la sento che sto calcio d'angolo esce qualcosa di buono, Perché guarda. secondo me, mi sa che Non lo succede qualcosa. so, è una sensazione, allora vediamo un po', vediamo un po'. C'ho una certa sensazione. Tra l'altro poi noi no, ci dimentichiamo che in basso teniamo pure. Dai. Hai Ah, è vero. capito? Se guardi bene la live in Vero, basso. è vero, Secondo Tony. No, mi fa niente, dai. Adesso magari segniamo, ragazzi. me Insigne sulla destra. Infatti poi il calcio d'angolo non è andato bene. Vai Pessina. Eccolo! A Pessina ha segnato! Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Storia, Tony, storia! Forza Italia 2-0, sono due! Oddio, io ho trovato su Instagram la GIF di Pessina. No, la metto tutta la vita. Vai, vai, vai! Così! Vai così! Vai così, vai così, vai così!
Che felicità, raga, che felicità. Dagli, dagli, dagli. Io c'ho quelli con le buzzelle. Hai Ti ricordi l'altro? taggato il partner commerciale, Sì, Tony? adesso ci no, ho messo Anch'io. anche, ho trovato anche Pessina che fa così come GIF. È bellissimo, ci ho messo la GIF di Pessina. No, io qua c'ho i miei vicini di casa che hanno le buzzelle, te le ricordi, quelli dei mondiali Sudafrica? Tra l'altro, ti giuro, non so se li senti. Com'è che si chiamavano? Le buzzella, così le hanno Vuzela, chiamate. Vuzela, bravo. Cioè, non lo so, gli saranno avanzate dal mondiale Sudafrica. Ha detto, guarda, riutilizziamole. Ah, è vero, se li sento, li Le senti? sento. Li sento, li sento. Sì, è vero, non ci eravamo accorti che sotto di noi c'è il tabellino con i gol. Brava, c'è il coso di diretta per due tiri. Allora, ragazzi, tanto siamo in pochi, fa niente, anche se... Stasera meglio che siamo in pochi, una volta tanto lo posso dire, meglio che siamo in Esatto. pochi stasera, che tra le birre, i sense, il gol. Dai, Dai, facciamo questo quarto d'ora belli addormentati, proprio addormentiamoli, che non mi va di fare la terza storia, che non ce la faccio più risultato. esatto. Anche perché se non sappiamo cosa dire. Sì, ma questa buzzella se la sta mettendo da qualche altra parte, forse. Boh, fa dei rumori strani, articolati. Quanto costa Pessina? Abbastanza, signor Simone. Tra l'altro, Simone, ti dirò una cosa. Pessina al Milan ha il 50%, mi sembra, o il 30%, non ricordo la percentuale, sulla rivendita del giocatore. Ufficiale, ho finito due birre. Perlenchbacher, che non è un giocatore austriaco, ragazzi. Ma è la birra ufficiale della Lidl. Ah! Dai, top stasera, veramente bella serata. Bene così, ragazzi, dai. Lascia un like se anche tu tifi Italia. Siamo in 28, dobbiamo fare 228 like almeno. Però vedi, 200, 225 like, quindi 220 persone sono entrate, Sono lasciamo entrate, queste sono esatto. andate, Quindi, altrimenti mi dispiace, esatto. vado via. Potrei restare 200 di meno. Pessina vale 65 milioni dopo oggi. Beh, A me sono calcolando a quanto. ripartiti, eh. Sì, anche a me. Calcolando a quanto li rivende l'Atalanta, potrebbe essere. Che li compra a 2, li rivende a 30. Oh, ragazzi, teniamo duro adesso, eh. Madonna, che ha parato Donnarumma. No, io non mi è ancora arrivato adesso. Minchia, che parata. Madonna, una mano. Ha una mano proprio. Bello. Ma se facendo presenza il Milan perde la clausola. Ah, sai, Simone, che l'avevo letta anch'io. Io no, avevo chiesto informazioni per sta cosa, ma non mi avevano risposto. Quindi non... o sono cose riservate, e potrebbe essere. Oppure non Bello! è vero. Vai! Belotti! Non vedo niente, io sono fermo. Wow, Belò! Piacere, non fa qualche Bah. Belotti, ah! Cioè, no, veramente, levalo da mezzo proprio, mancia su Belotti. Fallo fa, Valigio, fallo tornare a Torino, senti a me. 60 Cioè, milioni. mamma mia, ma che è sto tiro, piacere. Cioè, ma tu pensi, stavamo 0-0, pure tenere un'occasione del genere, no? Figurati. Mamma mia. Pom 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 pom
Sul Piave, il Piave mormorò, non passa lo straniero, bon bon. Quando sei italiano e tiri fuori la prima guerra mondiale per giustificare Italia-Austria.
Mamma mia, che cazzo hai parato che ha fatto Donnarumma, eh? Per me gli vale 12 milioni all'anno. Senti, senti le vuvuzela dei tuoi vicini. Sì, no, ma io dopo scendo, gli voglio andare a stringere la mano a questo con la vuvuzela. Dico, te la sei conservata dal 2010 a oggi, dopo 11 anni, la ritiri fuori per le Oh, però non si sentono più. Ah, tra l'altro vorremmo far vedere a tutte le persone lo sponsor dietro, come potete vedere, ai Sense. Ovviamente, ragazzi. Powered ai Sense. Infatti io poi mi sono sentito in colpa nelle Instagram stories che esce bam, no? Il mio Energy Drink, dove sì. Due sono partner. Sono ambassador, dalla mia parte, ambassador. Ciao, miseria. Bravo, ma c'è una bamba che conosce da voi. Bam, baby, bye. Ah, ma con la scritta quella che hai dietro. Sì, è il mio l'Energy Drink, questo lo fanno a Napoli. Ma va? Non lo sapevo. Infatti prima quando l'ho visto volevo chiedertelo. Fatto a Napoli si legge? Non si legge, non mette a fuoco un cazzo la Sony Alpha, porco Dio. Vabbè, fatto a Napoli questo qua è un energy drink, no, però è buono, abbastanza simpatico. Olè. Ormai sono 2 anni che lo sponsorizzo, sì, oltre 2 anni. Dai, G, via, via, via. Oh, Austria, già. Già. È inutile che... Ah, dai. Minchia, se corre questo qua, chi è? Mamma mia. Maronno! Maronno! Oh! Ecco pure il fuoco. Ma chi era? Di Lorenzo! Ah, Di Lorenzo! Al 100... Quanto vale mo Di Lorenzo? Scrivetelo, va. Oh, dopo questo, quanto vale? Se vale 60 veloci, figa, Di Lorenzo vale minimo 120. No. Non lo dite a De Laurentiis, se non è domani mattina lo vende. Ma ho letto questa mattina che De Laurentiis adesso non vuole più lo sponsor tecnico per le maglie perché se le vuole produrre in casa. Ma quello già si sa mia mezza cosa. Non so se ci fai caso là, vedi, c'è il coso di Legea, perché sono per un'altra situazione, partner di Legea. Quando si parlò che Legea doveva diventare sponsor del Napoli, chiesi un po'. E mi spiegarono. E alla fine lì ho capito che si stava iniziando a guardare intorno questa cosa e si parlava appunto di fare l'affiliazione con Marcello Burlon. Sì, sì. Lui fa le maglie, però se le autoproducono. Anche le susse coglie. Comunque può fare soldi, va sempre bene. Sì, è un po' una decisione un po' borderline, perché comunque... Oh! Scherziamo, Madonna. Ma... Ah, cosa ha sbagliato questo qua? Chi è? A Sabitzer. È una decisione un po' strana, perché comunque lo sponsor commerciale, sai, Puma, Adidas o Nike, così comunque ti fanno anche tantissima pubblicità loro, È vero che ti costano, però ti fanno anche tanta pubblicità. I marchi quelli super seguiti... Il punto sai qual è? Che tu se prendi la marca super seguita, probabilmente ti fa tutto il campionario gratuitamente, le maglie te le dà gratuitamente, però non è che chissà quanto ti dà di soldi poi a te come società. Se invece vai a prendere un marchio, per esempio... Come era Legea aveva fatto un'offerta di 5 milioni. Davano loro 5 milioni al Napoli per produrre. Sì, certo. Quindi lui non si... Quindi quello è il discorso. Quando va a ragionare con Nike, Nike sul piatto gli mette pure l'importanza del suo brand, quindi... Però senza fare cifre, perché non so se sono pubbliche, per darti un'idea, però una una società top può prendere la cifra che hai detto tu 4-5 volte. Contratto. Ah, quello sì, sei Real Madrid, sì. No, ma anche da noi, Vabbè, ma Milan è quello che è, non scherziamo proprio. La storia che avete voi, cioè, stiamo scherzando. Secondo club più titolato al mondo, dopo il Real. Con gli sponsor fa quello, Belotti, punizione. Dai che riesci a arrivare a valere 100 milioni. No, tanto i vicini non li sento. No, infatti. Se quindi... Belotti mi segnava la punizione, penso che i vicini impazzivano. Poi lì sotto di noi non si vede niente, quindi...
Bello, barriera piena, ma se me la sparavi alta un po' di Mamma stima, mia, la calciata malissimo. Bravo, bravo, però è tornato, bravo. Bravo. Si è fatto male. Alaba si è fatto male. Andiamo. Ah, si è strappato. Quando è caduto? Guarda come alza la gamba. Dai, raga, è finita. Teniamo duro. dai, alla badante dell'ultima partita che devo fare, non qua. Fuori, fuori, fuori. Cos'è successo? Dai, 8 minuti. Cosa vogliono? Non Faccio fa così. essere rigore. C'ha le mani attaccate. Massimo, se l'ha toccata, può avere Ma calcio Massimo d'angolo. è calcio d'angolo. Ma si è girato proprio di schiena. Ecco. Luca, perché scrivi no? Ecco, gol. Ma porca. Mannaggia. Devo fare la storia sul gol dell'Austria. No. Massimo, se pareggiano 2-2 di bestemmia. Mamma mia, che gol di merda che ha fatto. Che gol di merda. Sciama miseria, sì. Parne i calci d'angolo non Napoli, ma parne. Tirati stretti sul primo palo, che non indovini mai un cazzo, questi segnano così. Dalla, che gol di merda. Chi è che se l'è perso? Ah, Giorginio sul primo palo sta dormendo, guarda. No, ma perché si è mosso dal primo palo? Fatti il movimento Giorginio. Perché sei saltato là? Se Ah. stavi fermo mamma mia, dove sei andato a infilare Che sto gol ha pallone? fatto poi? Il colpo di testa a 20 centimetri dalla. Vedi però, dai, oh raga, andiamo. Vedi però l'occasione prima che abbiamo avuto di Belotti, che adesso poi ti incazzi, perché quella là era facile, facile. Era un'occasione che si poteva fare. Oh, niente. Come col Napoli, amma soffrì fino all'urto, amma soffrì. Mannaggia la miseria. Ma Bonucci, ma che cazzo fai che l'alzi a campanile così? Me lo vado a puzzare la mano sto scemo io. Mo ce la vado a tirare in bocca io. Ma no, ma che gol abbiamo preso? Ma non si può. Dai. Mo fa prestito, play, fammi vedere la partita, mannaggia pure la raita. Bravo, bravo, così, Bene, bravo. bene, 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 bene. Fa Via. passatempo, ah. Dai, 4 minuti, ragazzi. C'è una miseria. Ma poi Giorginio, con tutta l'esperienza che ha, perché si è mosso? Non lo sapevo. Dai ragazzi, palla in avanti, teniamo duro. Via, 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 bravo. Dai, dai Gallo. Oh cazzo. Niente, dobbiamo soffrire fino alla fine, ragazzi, veramente. Via, via. Oh, Belotti non ne prende una, oh. Fallo, fallo, fallo. Bravo, bravo. Dai, Smentiscimi, temporeggiamo così. smentiscimi. No, vabbè, io c'ho i vicini talmente rincoglioniti che stavano cantando l'inno nazionale, lasciamo perdere. Sarà Oh, marce. magari è già finita Se da stanno un loro. minuto avanti, che sarà 118esimo, già stanno cantando l'inno questi. Perché poi sai l'inno nazionale che andate a votare l'Italia si è Tutto destra e male. l'Elmo e Scipio e Scita.
con quella nota più melodica sì. proprio. No, Luca, perché Luca, scrivi no? Cazzo, non scrivo più no. No, ya, vi prego, no, vi prego, un altro no. Ciao Daniel. Spero che il no è riferito alla cosa che ti ho raccontato. Vabbè, io c'ho sempre diretta aperta, quindi. Spero che sia ancora di nuovo. Luca, dacci informazioni. Non è che scrivi no perché abbiamo pigliato il secondo gol. C'è questa volanza, come va all'arco, non si fa. Cioè, vabbè, quelli in tribuna che pregano, guardati. Oh Luca, mi hai mandato in paranoia. No. Non c'è niente. Dai. Perché la stiamo guardando tramite tramite internet. Daniel, sì, perché noi la guardiamo tramite internet, io e Tony la guardiamo tramite internet, poi ora che arriva il segnale a voi, noi stiamo tipo un minuto e mezzo indietro a voi, più o meno, una roba del genere. Quindi quando Luca scrive no, ci manda male tutti. Adesso ridi, Luca. Ci hai mandato male per 5 minuti, ci hai mandato male. Cioè, considerate che c'è un po' di delay della live a quello che diciamo noi, siamo di 15-20 secondi. E in più ci sta il fatto che stiamo indietro di un po'. Dai, donna Luca, dai. Bravo il gallo. Oddio! No! No! Per un pelo. Mamma mia. Promosso a 119, l'ultimo minuto. Sì, anch'io. 119 o 12. Come rigore non dato a Chiesa, ragazzi? Non lo so, ma mi fa ben sperare. Significa che l'ultimo minuto ce lo facciamo avanti. Bene. Vai. Dai. Rigorissimo. Però non stiamo tantissimo dietro, però se Daniel l'ha scritto in tempo reale. Quello che Daniel non sa, sta guardando su internet, ti immagino. Esatto. sta mezzo minuto avanti. Anche i quarti là, guarda, dopo il successo degli ottavi, non sapevo. Andrebbe riproposto, Lorenzo, cosa ne finita? Pensi? Finita? No, cioè, sì, andrebbe rifatto, esatto. Dato il grande apporto di pubblico. Esatto. Media 20 spettatori. Ringraziamo i 17 che sono rimasti qua fino alla fine. Voi siete benissimi. Esatto, siete la vera anima. Oddio mio. Il computer qua che va in codifica in sovraccarico. Tony, ti ricordi la caduta che hai preso esultando per il gol del Belgio nel 2018? Ah, sì, madonna. Ma sei caduto in diretta? Eh sì, perché facemmo un progetto, siccome l'Italia non c'era, nel 2018 facemmo una cosa, facciamo la tre action dove ognuno di noi ti fa una squadra. Io scelsi il Belgio. Ah, ok. Quando segnava il Belgio, io ero tutto stratifoso del Belgio. Finita, ragazzi. Sì, è finita. Dai, bene. E andiamo così. Andiamo. Facciamo assurdo la storia, va. Dai, vero. E si vuole ai quarti di finale, abbiamo sofferto un po' ragazzi, ma ne è valsa la pena. Forza Italia, forza Azzurri, e ora, più agguerriti che mai, andiamo agli quarti di finale. Vai ragazzi! Finita, Italia che continua il proprio viaggio in questo... È finito ragazzi, si muove quarti di finale, grandi azzurri, ci avete fatto soffrire un po' stasera, ma va bene così, si muove quarti, dagli Italia! Grazie Hisense Group, un bacione, ci vediamo ai quarti!
ottenere il loro cashback su tutti i prodotti. Ragazzi, grazie di cuore e alla prossima. Grazie a Tony, grazie a tutte le persone della Patriot Squad. Ciao a tutti, ragazzi, ciao! Mi stavo dimenticando ancora il partner commerciale. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, che sofferenza. Che sofferenza, ma va bene così. Va bene così. Ah. Grande Italia. I tre storie mi sono uscite, Tony. Devo taggarli. Ci metto due giorni adesso a taggarli tutti. A te tre storie? No, io in una ce l'ho fatta. No, vabbè, tutto cambia anche. Sono di poche parole io. Aspetta, poi la gente va avanti, ovviamente, perché... Madonna, quante cose? Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci storie gli ho fatto stasera, madonna. Sono andati bene loro, eh? Pagaci di più, oh, vai, senza pagaci di più. Domani scriviamo, domani. Beh, ragazzi, io che dire, vi ringrazio a tutti voi che siete stati qua, che ci avete fatto compagnia durante la partita, siete stati veramente gentilissimi. So che giustamente guardarsi la partita è una cosa un po' più privata, quindi ci sta. E niente, ringrazio Lorenzo, Lore, sei invitato ufficialmente a ottobre, quando magari diciamo una... Volentieri. Tony, quando vuoi mi chiami, sai che non c'è nessun problema, vengo volentieri, oggi mi sono divertito, dai, ripetiamo assolutamente. Ti ringrazio, ragazzi, seguite Lorenzo, a parte lo trovate taggato nelle storie mie di Hisense, quindi seguitelo su Instagram, seguitelo pure sul suo canale Twitch, sul canale YouTube, e niente, noi ci vediamo domani con live di FIFA, da YouTube è tutto, grazie mille per essere stati qui, grazie mille per averci fatto compagnia. Ciao belli! Ciao.